nel pomeriggio, proviamo a entrare maggiormente nel merito del suo lavoro, nel merito del suo fare progetto pressoché quotidiano. Il nostro prossimo relatore è Christine Biancarelli, che lavora da diversi anni ormai presso la Mediatek di Chartres, dove è attualmente assistente senior per la conservazione del patrimonio delle biblioteche. Ha curato la catalogazione della collezione di libri, di manifesti e di documenti che fa parte del fondo Massen, che appunto è conservato a Chartres, e è responsabile del fondo a partire dal 2007. Per il fondo e per la Mediatek ha curato i rapporti con i ricercatori e con gli eventi pubblici e anche naturalmente l'accoglienza a tutti coloro che desiderano visitare il fondo. E questa è la mia presentazione e lascio la parola a Christine Biancarelli per il suo intervento dal titolo Massin attraverso un fonds déposé alla Mediatek de Chartres. A vous la parole, Christine. Oui, vous m'entendez, Valentina? Oui, Très bien bien. sûr. Mais nous, avec les écouteurs, on ne vous entend plus. Ah, ok, bon. Alors, j'attends que vous soyez là. Voilà, mais bonjour à tous, bonjour à tutti. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Valentina, pour votre invitation à cette journée d'études sur Massin. C'est une vraie opportunité pour la médiathèque de Chartres de faire connaître de l'autre côté des Alpes l'un de ses fonds précieux, à savoir le fonds Massin. De plus, je tiens à solliciter l'indulgence des participants de cette journée, car je vais m'exprimer avec mes compétences de bibliothécaire et donc avec un vocabulaire non spécialisé en graphisme. Aussi, je vous remercie par avance de votre compréhension pour d'éventuelles lacunes lexicales et techniques. Je remercie Madame Langlois qui m'a confié quelques photos inédites de Massin pour illustrer le diaporama, ainsi que des informations précieuses sur Massin. Et enfin, je remercie mon collègue Franck qui m'assiste pour cette présentation afin que tout se déroule de façon optimale au niveau informatique et qui en fait m'accompagne depuis le début du projet. Donc, il va vous saluer, Bonjour à tous. Bonjour. je pense. Voilà, donc on va lancer le diaporama. Alors. Bien. Bon, alors, sur cette première diapositive, donc le mot Massin est issu de la couverture de la version italienne de la lettre et l'image, donc à savoir la Lettera e l'Immagine de 1993, réédition de la version française parue en 1970. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'une histoire de la figuration dans l'alphabet latin, pour laquelle Massin a reçu un prix. En bas à droite de la page, vous pouvez voir le tampon du fonds Massin. Cet estampillage marque l'appartenance au fonds de chaque document. Tous les livres, affiches, maquettes en ont été dotés dès qu'ils ont été déposés à la médiathèque. Donc là, vous avez les deux versions de la lettre et l'image, donc la française à gauche, l'italienne à droite. Massin appréciait beaucoup les affiches anciennes, elles constituaient pour lui une source d'inspiration. Celle présente à l'arrière-plan, datée de 1949, est une création de l'un de ses affichistes favoris, Raymond Savignac. Alors là, sur cette vue, la médiathèque de Chartres, boulevard Maurice Violette. Donc, 1997 et 2006, deux conventions entre la ville de Chartres et Massin. Alors, les fruits de son travail et sa renommée internationale ont incité Massin
à chercher un lieu d'accueil pour ses œuvres. Cette documentation va d'abord être hébergée par l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, puis à Chartres, que le graphiste choisit en raison de son attachement à sa terre d'origine. En 1997, la ville de Chartres, liée par une première convention, entreprend plusieurs actions de valorisation de son travail. En 2006, une nouvelle convention voit le jour qui prévoit notamment le transfert du fonds à la médiathèque de Chartres et sa mise en valeur au sein de l'espace patrimoine. Donc en mai 2021, pardon, la composition du fonds Massin. Donc ce fonds déposé à la médiathèque L'Apostrophe et consultable sur place à l'espace patrimoine est constitué de près de 4500 livres, 300 affiches, dont Massin bien sûr a conçu la maquette, plus de 400 boîtes de dossiers de fabrication. Les dossiers de fabrication que vous voyez sur l'image sont composés de correspondances échangées, de photographies, d'essais de maquettes, de diapositives et d'enregistrements sonores. Sont rassemblés dans ces boîtes grises tout ce qui a pu contribuer à la conception et à la réalisation des livres ou des affiches du graphiste, que ce soit avant le passage à l'informatique de Massin ou après. Ces dossiers sont très précieux en ce qu'ils témoignent au plus près de la manière dont œuvrait Massin. Nous entrons avec eux au cœur de son travail. Voici le contenu d'un dossier de fabrication Albin Michel, maison d'édition pour laquelle Massin a travaillé à partir des années 1980. Documents imprimés, essais de maquettes avec des lettres collées, chemin de fer, etc. Donc 265 affiches. Vous verrez que le diaporama est illustré en fait de citations de Massin entre guillemets, donc que j'ai pioché dans ses ouvrages de référence et ses biographies. Donc il disait, il n'y a pas de différence fondamentale entre une couverture de livre et une affiche, toutes deux étant destinées à être vues en passant. Ici, une affiche pour le Théâtre national de Strasbourg de 1994, dont le logotype a été composé avec l'une des versions bifures, un caractère dessiné par l'affichiste Cassandre en 1927. L'impression est réalisée en trois couleurs et en offset. Vous voyez ici la collection Soleil de Gallimard, donc dans les réserves de la médiathèque, dont les ouvrages sont dotés de reliures pleines toiles aux diverses couleurs de l'arc-en-ciel. Cette collection a été lancée en 1957. Alors, les bâches et les planches d'exposition. Donc, des rétrospectives de l'œuvre de Massin ont eu lieu un peu partout dans le monde, à Paris, à New York, à Moscou, à Bordeaux, à Francfort, à Strasbourg et j'en passe. Ici, donc, un personnage de la cantatrice chauve sur bâche plastique, quasi grandeur nature. Sachez que cette Madame Smith a voyagé outre-Atlantique jusqu'à New York. Cette affiche est une reproduction en réduction et sous la forme d'un jeu de loi de l'intégrale des pages du livre La cantatrice chauve de Ionesco à l'occasion de l'exposition Massin in continuo à la Cooper Union School of Art de New York. Et cette exposition s'est tenue du 17 décembre 2001 au 2 mars 2002. Ici, donc, une vue des réserves du fonds Massin. Donc, il faut savoir que c'est un fonds patrimonial contemporain. En conséquence, et d'après la Convention, il doit être conservé dans des meubles adaptés,
situé dans un espace dédié des réserves de la médiathèque, dans les meilleures conditions matérielles possibles. Donc, les parents de Massin, sur cette photo. Le père de Massin est venu s'installer à la campagne avec sa femme Palmyre, non loin de Chartres et d'Illiers-Combray. Il exerçait le métier de graveur-sculpteur sur pierre. Et un jour, Henri Massin prit une plaque de pierre polie, puis se mit à graver le nom, l'âge et l'adresse du petit Robert. Il demanda alors à son fils de l'imiter, lui mettant dans les mains un ciseau et une massette. Massin s'exécuta. Il avait 4 ans et demi et ne savait alors ni lire ni écrire. 6 mois plus tard, il entrait dans la classe que tenait sa mère institutrice et il garda dans sa mémoire les images de son syllabaire ainsi que les lettres qu'il contenait, les voyelles, les consonnes et les diphtongues. Donc le petit Massin. Très tôt, dès qu'il a su lire et écrire, Massin a fabriqué des petits livres dont il écrivait les textes et dessinait les illustrations. Ce qui est très remarquable, c'est que le texte calligraphié de ses livrets, composé à partir de l'âge de 6 ans, imitait exactement l'aspect des caractères d'imprimerie. Il n'est donc pas exagéré de dire que la carrière du graphiste Massin a commencé à cette époque, ou même peut-être à l'âge d'environ 4 ans et demi, grâce à son père. Donc des pages d'écriture ici sur des cahiers, des colliers de collégiens qui ont été déposés dans le fond par Massin. Donc, dans son enfance, Massin a porté un grand intérêt non seulement à la lettre dans son aspect typographique traditionnel, mais aussi à toutes les transformations apportées par quelques 2000 ans d'utilisation. Cette quête aboutira plus tard à la lettre et l'image dont nous avons vu la couverture dans une précédente diapositive et dont il a été déjà question ce matin. Alors, de nouveau, cahiers d'écoliers. Donc, des cahiers d'écriture donc appartenant à Robert Massin. Il n'avait pas encore perdu son prénom. Donc, Massin est allé à l'école de la Bourdinière-Saint-Loup, où sa mère l'a gardé jusqu'à l'âge de 10 ans et demi. Et le graphiste lui rendra hommage dans un livre, La maîtresse d'école. Massin a fréquenté le collège de Bonneval dans les années 1930, donc en Eure-et-Loir bien sûr, puis le lycée Marceau à Chartres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà de nouveaux cahiers d'écriture qui ont été déposés dans le fond. Alors Massin a dit « Je ne sais pas dessiner, c'est pour cela que je suis typographe ». Mais également, à propos de ses talents de dessinateur, Massin a dit « Jusqu'à l'âge de 7 ans, je dessinais bien ». Il conservait ses dessins grâce à son père, qui avait réuni tous les essais graphiques de son fils. On voit ici un dessin de la Beauce natale de Massin, avec au loin la cathédrale. Il provient donc des archives personnelles de Massin, l'album d'une enfance ordinaire qui a été prêté par Madame Langlois à la médiathèque. Alors, on remarque sur cette vue que le lettrage des dessins de Massin, celui-ci en particulier, est de plus en plus savant et travaillé. Ce titre, La Beauce, ne préfigure-t-il pas la future et encore lointaine typographie expressive ? Alors, en 1947, Massin, journaliste, Le goût du risque, donc on en a déjà parlé ce matin, je vais compléter. Le goût du risque, en effet, car en 1947, le jeune Massin, plein d'admiration pour l'auteur du Voyage au bout de la nuit, écrit en 1932,
décide de partir faire une interview de Céline. L'antisémitisme forcené du romancier a conduit l'écrivain à fuir en Allemagne, puis au Danemark. La personnalité sulfureuse du grand écrivain a sans doute intéressé Massin, journaliste, qui réalise avec cette interview dans le journal La Rue un reportage sur cette personnalité controversée de l'après-guerre. Il parle comme il écrit, a dit Massin. Ce n'est donc pas le graphiste qui se révèle ici, mais le jeune homme talentueux, épris de littérature et soucieux de se faire connaître. C'est en 1948, à 23 ans, que Massin arrive par hasard dans l'édition. On lui confie le bulletin mensuel du Club français du livre. Il doit fournir du contenu, mais également en assurer la mise en page, encadrée par le directeur artistique de la jeune entreprise, Pierre Faucheux. Massin est envoyé chez l'imprimeur, où il apprend en 6 semaines à composer avec les casses de caractères en métal. En 1952, Massin rejoint Robert Carlier, quand ce dernier fonde le Club du meilleur livre. Et de 1952 à 1958, le travail de Massin pour le Club du meilleur livre fonde sa réputation de maquettiste. Il joue avec les couleurs, les typographies et les matériaux. C'est une période de grande audace graphique. Donc là, vous avez des maquettes réalisées au pinceau et à la gouache sur du papier photo argentique. Donc Massin a souvent évoqué les qualités cinématographiques du livre, révélant la structure narrative par des changements d'échelle et de rythme également, alternant zoom, travelling, plan large. Cet effet de déroulement cinétique est perceptible dans Colline, que voici, le roman de Jean Giono, écrit en 1953, où les abstractions mouchetées, inspirées de ciels provençaux peints par Van Gogh, se déploient d'une page à l'autre, comme dans un générique de film, pour former des tourbillons de couleurs dynamiques. Et la reliure est en pleine toile orangée. Donc ici, le livre et son dossier de fabrication. Les années 1950 connurent un grand engouement pour la photographie. En 1958, séduit par le procédé et par cette grille centimétrée qui, dans le viseur, permettait de délimiter l'image comme il le faisait dans une mise en page, Massin acquiert un Rolleiflex, donc un type d'appareil photo. Il se promenait alors dans Paris, photographiant des paysages urbains, mais aussi des enseignes, des témoignages du passé. Et Massin photographie aussi sa Beauce natale qu'il parcourt dans les années 1950. Vous pouvez en voir 2 photographies sur l'image. Et pendant 10 ans, Massin photographie, attentif aux formes et aux couleurs et à tout ce qui, de près ou de loin, compose son univers de graphiste. Dans son livre « La mise en page », Massin rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour un graphiste d'être photographe, mais que ce n'est pas non plus inutile, précise-t-il. Car comme on l'a vu, les sujets qui attiraient son attention étaient eux-mêmes graphiques. La preuve du soin qu'il apportait à la composition, même pressée par le temps, résidait dans le fait qu'il ne recadrait pratiquement jamais lors du tirage les photos qu'il faisait. Ici, vous avez donc la maison de pique-assiette composée de débris de toutes sortes, notamment des fragments d'assiettes à Chartres, la demeure de Raymond Isidore, dont les photos ont été prises par Massin. Et Massin, finalement, s'est intéressé à ce rêveur éveillé, habité par sa création, chef-d'œuvre d'art brut.
Voici les derniers dons donc au fonds Massin par donnés au fonds Massin par Madame Langlois. Tout comme des musiciens ont l'oreille absolue, Massin avait un œil absolu. Toutes ces diapositives, il y en a plus de 10 000, témoignent du travail de Massin, de sa méthode également, maquette, détails graphiques, documentation photographique, tout ce qui pouvait être utile à ses créations. 100 000 milliards de poèmes que je ne vous présente pas. En 1958, Massin entre officiellement chez Gallimard. Il n'y existe pas de directeur artistique ni de maquettiste maison. Tout se fait encore chez l'imprimeur. Et Massin propose à Gaston Gallimard de revoir la conception des 10 000 titres du catalogue en échange d'une carte blanche. Les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau que vous voyez ici ont donné, je cite, « pas mal de soucis » à Massin. 10 des pages reproduisant chacune un sonnet sont découpées transversalement en 17 languettes portant chacune un vers du sonnet ou les blancs intermédiaires. Ici, Massin abandonne la double page pour aboutir au livre total, infini, sans cesse recommencé, conçu sur le principe des variations de l'art de la fugue. Massin s'attaque ensuite au célèbre monogramme symbole de la maison Gallimard. Dans l'ABC du métier, il explique qu'il a réalisé pour ce faire des agrandissements photographiques du sigle NRF, Nouvelle Revue Française. Il le redresse d'abord pour qu'il adopte la pente naturelle de l'italique, puis il s'emploie à lui donner la graisse nécessaire pour qu'il ait la couleur du dido. Elle est elle-même caractérisée par un contraste puissant entre les pleins et les déliés, tout ceci sans rien changer à la forme du dessin originel. Voici une vue de l'évolution du monogramme à différentes époques. Ce sigle a été remuant, comme on peut le voir. Massin l'a redressé et en quelque sorte stabilisé. Comment est né le projet de la cantatrice chauve ? Massin explique qu'il a été motivé par la nécessité de proposer une transposition typographique entièrement nouvelle d'une œuvre théâtrale. Massin a ainsi eu recours à des moyens empruntés au cinéma. Rupture d'échelle, travelling, gros plans et autres effets divers, mais aussi au langage de la bande dessinée. Il recrute le photographe Henri Cohen et interprète typographiquement la mise en scène de Nicolas Bataille avec le concours des comédiens du théâtre de la Huchette à Paris. Ces derniers ont pris la pose dans un bureau de la rue Sébastien Botin chez Gallimard, les poses qui étaient les leurs chaque soir au théâtre. On peut voir ici les planches contact. On voit également sur cette vue les premiers essais de déformation des lettres, essais qui sont d'après Massin lui-même assez peu concluants. Il a eu également besoin d'un épidiascope dont il avait équipé le studio de Gallimard. Il pouvait projeter et agrandir à volonté les éléments du texte qu'il avait fait composer en monotype dans des corps assez réduits, à savoir du 8 au 10, mais en diversifiant les caractères. Ainsi, Monsieur et Madame Smith devaient s'exprimer en plantain. L'œuvre de Massin est donc une interprétation de l'antipièce d'Eugène Ionesco, publiée chez Gallimard en 1950, et devenue un classique du théâtre de l'absurde. S'y succèdent de courts sketchs à six personnages,
Quant à la cantatrice, elle n'apparaît pas, n'existe pas. Sur cette vue, l'édition originale de la cantatrice Chauve de 1950, avec des annotations scéniques manuscrites de Massin vers 1964, le texte, comme vous le voyez, est ici typographié de façon classique. Les différentes attitudes corporelles de Madame Martin sont ici déclinées. Les visages des personnages remplacent la réimpression habituelle des noms au fil du dialogue. Le photostat donc est issu d'un système de reprographie, ancêtre du photocopieur, développé dans les années 1900, utilisant un procédé photographique pour reproduire les documents. Comme vous le voyez, ici, les photostats sont découpés, positionnés et fixés avec du ruban adhésif vieilli et jauni malheureusement. Passant des trois dimensions de l'espace scénique aux deux dimensions du plan du livre, il restait à Massin à résoudre deux problèmes, celui de la traduction de l'espace d'abord, celui de la durée ensuite. Pour le premier, la page est prise dans l'acception d'une double page assimilée à un écran de cinéma ou à la scène d'un théâtre. Et dans celle-ci se déplacent les comédiens. Quant à la durée, elle est exprimée par des blancs d'importance plus ou moins grande et la scène dite des silences, qui ne dure que quelques minutes au théâtre, occupe en fait le quart du livre. Donc, toujours sur la vue, un dossier de fabrication de la cantatrice Chauve. Alors aujourd'hui, dans notre environnement numérique, de tels effets sont devenus choses banales. Le prodige est que Massin a obtenu ces effets sans ordinateur et qui plus est, sans faire appel à la flexibilité du Letraset qui, coûteux, était rarement utilisé au début des années 1960. C'est vraiment l'épidiascope qui lui a permis de projeter et d'agrandir à volonté les divers éléments du texte. Projeté sur un mur, le lettrage réalisé au crayon sert donc de modèle pour la taille et l'échelle des lettres à agrandir à partir d'une composition en petits corps. Ensuite, les divers éléments de typographie, d'illustration et de photographie sont superposés, si nécessaire, avec du papier calque. Le tout est photographié par l'imprimeur afin de produire les négatifs pour les plaques offset. Pour chaque page, Massin a en fait réalisé un copier-coller à la main. Massin eut également l'occasion de préparer les maquettes de l'édition américaine de la pièce, The Bald Soprano, puis celle de l'édition anglaise, The Bald Prima Donna, la traduction étant pour la même langue différente suite à un désaccord survenu entre les deux éditeurs anglo-saxons. Ceci, en conséquence, entraîna des mises en page différentes d'une édition à l'autre. Ici, un autre projet à l'occasion de la publication de La cantatrice Chauve en langue anglaise. Son éditeur new-yorkais, Groove Press, qui avait en charge Evergreen, demanda à Massin pour cette revue une transcription typographique d'une chanson interprétée par Édith Piaf. Massin eut le choix entre deux chansons, La vie en rose ou La foule, et il s'arrêta à cette dernière, La foule, probablement à cause de son tempo de valse péruvienne plus facile à matérialiser. Pour la déformation des lettres, Massin eut d'abord l'idée d'imprimer sur du latex, un matériau facilement étirable permettant de déformer les lettres pour leur faire épouser au plus près la courbe vocale de la chanteuse.
Il commença par faire le choix d'Alès de berceau de bébé, mais celle-ci, maintenue par des punaises, finissait par se déchirer, la prise de vue exigeant un temps assez long. Puis ce fut le tour des ballons de baudruche, mais ils étaient déjà, à cette époque, recouverts d'inscriptions publicitaires. Le caoutchouc d'Alès montré ici ne fut pas non plus satisfaisant. Nous l'avons déjà évoqué ce matin. Massin eut alors recours à des préservatifs, alors interdits à la vente, mais que l'on pouvait se procurer pourvu que l'on restât discret dans les bonnes pharmacies. Hélas, on venait de mettre sur le marché l'innovation des modèles lubrifiés et l'on s'aperçut aux essais que le lubrifiant refusait l'encre d'imprimerie. Massin fut donc obligé de retourner plus d'une fois à la pharmacie car il n'y avait jamais assez de matériaux, l'impression se faisant syllabe par syllabe. Le pharmacien ne fut pas peu étonné de ces passages répétés, une anecdote que vous connaissez car Massin aimait beaucoup la raconter. Il ne restait plus ensuite qu'à photographier et à faire un montage, puis à traiter le document obtenu en négatif pour lui donner un caractère plus dramatique. On voit ici ce qu'il reste de ses travaux. Latex et rubans adhésifs sont si dégradés avec le temps qu'ils ne subsistent qu'à l'état de traces, malheureusement. En 1965, Massin, en compagnie de Germano Facchetti, directeur artistique des éditions Penguin, est en train d'expliquer les différentes étapes d'expérimentation d'impression de la foudre. Donc une photographie précieuse que nous avons dans le fond. Massin a accompagné ce travail de cliché de la chanteuse pris par Émile Cadou. Ici, avec cette déformation des lettres, Massin met l'accent sur le timbre rauque et la puissance de la voix d'Édith Piaf, ainsi que sur la durée et la hauteur des notes dans le phrasé qui est rempli d'émotion de la chanteuse. Massin a poussé son travail de distorsion typographique plus loin encore que pour la cantatrice chauve, en manipulant des matériaux inattendus, comme autant des clubs de livres. Ici, sur ces documents préparatoires, annotés de coefficients d'agrandissement des caractères, Massin indique la distorsion spécifique de certaines syllabes sur lesquelles traîne la voix de la chanteuse. À la différence de notre époque où le logiciel Photoshop est largement utilisé, la démarche de Massin montre à quel point son travail est enraciné dans une tradition manuelle du graphisme qui requiert une manipulation physique de matériaux modestes, pauvres, ici de produits grand public, que Massin détourne de leur utilisation première. Et pour ce faire, Massin n'a jamais fait appel pour ses nombreux essais à un laboratoire spécialisé en matériaux innovants ou impression spéciale, comme ce serait le cas aujourd'hui. Ces travaux pleins d'ingéniosité tranchent avec une certaine dépersonnalisation des réalisations sur ordinateur. Pour Massin, il fallait faire du livre un être vivant. Deux années après la cantatrice chauve, donc soit en 1966, ceci pour dire que ses travaux ne doivent rien à l'informatique, Massin s'empare d'une autre pièce de Ionesco, Delira 2, où il essaie d'aller plus loin encore en pratiquant une véritable calligraphie sonore. Donc, Valentina en a déjà parlé ce matin. Ici, Massin constitue une planche d'alphabet que vous pouvez voir sur la diapositive, reproduisant ses caractères dans des corps différents. Non, c'est la précédente. Ouais. Pardon. Reproduisant des caractères dans des corps différents et en tenant compte naturellement de la fréquence de telle ou telle voyelle ou consonne dans la langue française.
Massin a fait tirer cette planche à 100 exemplaires par le procédé dit de lettre transfert. Il n'eut plus à l'exécution qu'à écouter la bande magnétique en décortiquant parfois le texte syllabe par syllabe, voire lettre par lettre, en même temps qu'il faisait son choix dans ses alphabets des pentes et des corps qui, selon lui, convenaient à la diction et au volume des voix. Toutes les tâches qui constellent la mise en page figurent des bruits, coups de fusil, explosions de grenades et de bombes, bris de verre, etc. À la fin, fuse le feu d'artifice de la victoire. C'est bien ce travail sur les tâches qui a été le plus difficile, car il n'est pas si simple de réaliser et composer des tâches de manière contrôlée et convaincante. Dans les premiers procédés de photocomposition, un système de miroirs dans lesquels les caractères étaient ajourés servait de pochoir à la lumière qui allait impressionner une surface sensible. Le bromure, lequel était ensuite révélé et fixé comme un papier photographique ordinaire. Massin n'a pas fait, sauf pour les premières pages, de maquettes préalables, transférant l'un après l'autre les caractères sur un film transparent, servant ensuite de typon, sans aucun autre intermédiaire pour l'impression offset. Le typon, c'est donc cette feuille transparente sur laquelle est imprimé un motif dans une encre opaque qui permet d'insoler puis de graver la plaque qui servira à imprimer. Pardonnez-moi de vous rappeler que dans les années 1960, les mails électroniques n'existaient pas et que donc la correspondance se faisait de façon imprimée, impliquant des délais d'envoi et de réception beaucoup plus importants que de nos jours. La notion de temps n'est évidemment pas la même et les dossiers de fabrication du fonds Massin sont riches de correspondances telles que celle-ci. Plusieurs personnes ont assuré à Massin que ce travail manuel pour délire à deux, exécuté en un temps record, car il ne passa en moyenne pas plus d'une heure et quart sur chaque page, aurait pu, grâce à l'informatique, être un jeu d'enfant. Massin affirma le contraire. Si les anamorphoses sont aujourd'hui possibles sur écran, créant d'ailleurs des stéréotypes, la souplesse et la variété qu'il a obtenue à l'aide de moyens plutôt archaïques avaient sans doute besoin de l'intervention spécifique de la main. Le lancement de Folio, dont date de 1972, sous la direction de Massin, la collection devient une référence en matière de graphisme avec les fonds blancs, les titres facilement reconnaissables et les illustrations de couverture sans cesse renouvelées. C'est un parfait cocktail musical de basse et de continuo, disait Massin. Le Baskerville Old Face, donc un caractère de la fin du XVIIe siècle, utilisé dans la partie haute de la couverture, son corps en fait varié selon la longueur du titre, avec un beau noir, à la fois élégant et puissant. L'objectif était de faire en sorte que ces petits livres puissent à la fois être lus et conservés. Ici, sur cette vue, il s'agit d'une recherche pour la silhouette du personnage destinée à illustrer la couverture de L'étranger d'Albert Camus au Club du meilleur livre. Et en fait, cette silhouette réapparaît en écho 20 ans plus tard dans la collection Folio. D'après Massin, cette recherche ne serait pas de sa main, mais aurait été obtenue par agrandissement et déformation du personnage figurant sur la photographie. Massin réutilise donc cette recherche augmentée d'une mise en couleur. «
Massin, comme vous le savez, a plusieurs casquettes. Il est également l'auteur d'ouvrages révélant des phénomènes socio-culturels comme les cris de la ville. Et en 1980, Hachette crée sur mesure l'atelier Hachette Massin pour Massin qui va s'attacher à publier des livres extravagants et superbes selon l'expression d'un critique. En tant qu'éditeur, Massin a cherché à innover, donnant au texte une position centrale dans la page, avec un blanc de tête particulièrement généreux. On voit ici quelques-uns de ses livres qui sont exposés dans une vitrine de l'espace patrimoine de la médiathèque. Sur cette vue, vous pouvez voir l'importance des objets inspirants dans l'environnement et pour la créativité de Massin. Alors, une couverture peut être jolie et réussie et être pourtant rejetée par l'auteur du texte. Dans l'ouvrage de Limeck, Massin écrit qu'il ne saurait expliquer pourquoi certaines de ses couvertures ont été refusées. Juridiquement, bien sûr, la couverture d'un livre appartient à l'éditeur, lequel est donc libre de sa présentation. Dans la pratique, c'est bien différent. Par courtoisie, on montre le projet à l'auteur et Massin conclut en disant que les meilleurs projets à ses yeux ont été refusés par des auteurs. Voilà, une autre couverture refusée sur cette vue. Très rare dans les dossiers de fabrication, faisant partie des recherches graphiques, ces essais de couleurs à la gouache, il arrivait à Massin de faire du « entre guillemets coloriage ». Dans l'espace typographique, à la différence de la peinture, il n'y a pas de non-couleur. Dans l'ouvrage de Limeck, Massin évoque les chemins de fer en employant tout un champ lexical ferroviaire. En fait, habituellement, il n'utilise guère de chemin de fer complet, tout comme il avait en horreur au lycée de l'obligation de préparer un plan pour une dissertation. Il préférait tout avoir en tête et faire mine d'improviser, ce qui lui donnait, je cite, « un sentiment délicieux de liberté ». De même, il commençait ses travaux graphiques à l'aveuglette et parvenait généralement à terminer en tombant juste, ce qui l'étonnait lui-même. Il lui arrivait cependant de se tromper dans ses évaluations et faisait toujours plus court que prévu et non l'inverse, ce qui n'était pas pour déplaire à l'éditeur. Il lui arrivait parfois, quand il était dans une impasse, de griffonner 4 ou 5 doubles pages, débloquant ainsi la situation. Lorsqu'il travaillait à la campagne, Massin construisait des chemins de fer en grandeur réelle sur les 40 mètres carrés d'une grange qu'il avait aménagée en atelier. Il juxtaposait au sol les documents et à force d'ajouter des wagons aux wagons, il arrivait un moment où il ne trouvait plus où poser les pieds. Cela voulait dire « le livre est terminé et le train prêt à partir ». Après le passage à l'ordinateur, bien sûr, les chemins de fer qu'il avait dans la tête apparaissaient sur écran. Ces trains figurent d'abord des pré-maquettes, puis des maquettes provisoires, enfin des maquettes définitives. Pour Massin, la typographie est signifiante. Elle peut créer un style et refléter une époque. C'est un peu sa démarche avec cette édition des Mariés de la Tour Eiffel, composée dans 100 caractères différents, pardon, et qui est à la fois un hommage à Dada, aux affiches qui chantent tout haut d'Apollinaire, aux intertitres des films muets, à la bande dessinée, et en premier lieu à l'auteur Jean Cocteau, qui fait jouer cette pièce assez subversive en 1921. Massin commença le travail fin 1965, 12 heures par jour dans sa maison de campagne. Tout se fit manuellement avec ciseaux,
peau de colle et aussi un laboratoire photographique tout juste installé dans une de ses dépendances. Dans les mariées de la Tour Eiffel, chaque réplique, ou presque, est composée en caractères d'affiche et a droit à une page entière. Les 40 premières pages ont donc été faites en découpant des affiches, des prospectus ou des tracts riches en lettres que Massin collait l'une après l'autre. La photographie, par exemple, d'affiches anciennes faisait partie de sa collection. Elle entrait aussi en jeu. Mais, une fois encore, aboutissant à des découpages et des collages. Absorbé par son travail de direction artistique chez Gallimard, Massin dut s'interrompre. Environ 10 ans plus tard, Massin reprit ce travail en utilisant le procédé de lettres transfert, alors très répandu chez les graphistes. Par un procédé analogue aux décalcomanies, muni d'une spatule et par frottage, il transférait sur le papier, lettre par lettre, des caractères de police variés, imprimés sur des planches paraffinées. Au total, ce furent 12 pages réalisées. Plus tard, dans les années 1980, le banc de reproduction permit de reproduire au trait dans une excellente définition et sur un papier plus mince que le papier photographique, donc plus facile à coller, les titres ou textes préparés. Au total, une 20aine de pages. Enfin, c'est l'informatique. En 1999, Massin put, en ne consacrant que quelques heures par jour à ce travail, et en à peine plus d'une semaine, réaliser les maquettes des 150 pages restantes. C'est en fait à partir de 1990 que Massin ne travaille plus que sur ordinateur où la création vaut exécution. Il conclut en disant, je cite, « Ah, si Léonard avait eu l'informatique à sa disposition !» Leonardo da Vinci, bien sûr. C'est en 1966 que Massin eut l'idée de donner une traduction typographique du Priero lunaire composé vers 1911-1912 par Schönberg, inventeur du dodécaphonisme. Donc, il a déjà été évoqué ce matin, ce Priero lunaire. De ce Priero lunaire, Massin a fait 6 versions différentes jusqu'en 2007, date de la publication du livre. Pour chaque pièce, Massin s'est servi d'un décor d'illustration souvent emprunté à des œuvres d'expressionnistes allemands, à Watteau bien sûr, le tout parcouru de vampires et de spectres. La difficulté fut de trouver dans la typographie l'équivalent exact de la musique et de la voix de la chanteuse, laquelle couvre 2 octaves. Chaque note fut donc dotée d'une couleur spécifique, les sons aigus étant représentés par des jaunes et les plus graves par des rouges pourpres. La durée des notes fut matérialisée par des variations de l'échelle horizontale du corps, ce dernier étant proportionné au volume de la voix de l'interprète. Massin utilisait PageMaker avant de passer à Express. Il n'a jamais exploité InDesign qu'il ne maîtrisait pas. Pour les typographies expressives depuis 2007, il réalisait la mise en page sur Express, prenant des photos après avoir étalé ce qu'il photographiait sur sa terrasse ou sur le sol de son salon, plaçant un fond sombre ou clair selon les besoins. Il éclairait avec 2 projecteurs si c'était à l'intérieur et faisait le tirage sur Photoshop. Il donnait ensuite la maquette à un imprimeur pour le tirage. Merci donc à Madame Langlois et à Laure Massin pour ces précisions sur la méthode de travail de Massin. Voici un aperçu des œuvres les plus récentes de Massin, déposées dans le fond, dont la très prestigieuse collection « La grâce d'une cathédrale ». On remarquera ici l'absence de majuscule à Chartres, à Paris, un exemple des libertés que prenait Massin qui a écrit, je cite, « Les règles sont faites pour être violées ».
Dans la mise en page, Massin écrit que tout graphiste prend conscience, à l'occasion d'une mise en page, de la difficulté de disposer dans l'espace de la page des éléments en nombre pair, 2, 4 ou 6, par le seul fait qu'ils génèrent des figures symétriques. La symétrie des figures est figée, rien ne peut s'y passer. Privée de mouvement, la vie en est absente. À l'inverse, tout devient plus simple lorsque l'on a affaire à un rythme ternaire. Bravo à toutes les chercheuses du Fonds Massin qui sont venues d'Italie ou même de Chicago. Mais de France également. Bienvenue aux futurs chercheurs et chercheuses du Fonds Massin. Vous serez accueillis au premier étage de la médiathèque en salle du patrimoine pour la consultation des documents du Fonds Massin. Tous les documents sont répertoriés sur le catalogue informatique en ligne de la médiathèque. Sur le portail web de cette dernière figure aussi un dossier numérique sur Massin. En guise de conclusion, je reprendrai les mots de Massin, extraits de « Comment je suis devenue graphiste ». C'est pourquoi, aux nouveaux venus dans le monde du graphisme, je donne ces avis qu'autorise ma propre expérience. Ouvrez la fenêtre, sortez, vivez et surtout déspécialisez-vous. Faites-vous écrivain, peintre, musicien, danseur, metteur en scène, poète, chanteur, décorateur, architecte, baladin et jongleur. Ouvrez les yeux, tendez vos oreilles, écoutez le bruit de la vie, écoutez voir. Défiez-vous pourtant des modes, car si le graphisme est partout, c'est à vous qu'il revient de le réinventer tous les jours. Mon exposé se termine ici. Je vous remercie de votre attention. Grazie mille, Christine, per questa ricchissima esposizione. Chiamerei una vera e propria esplorazione verticale del fondo, no? Abbiamo visto veramente da vicino, quasi toccando con mano, cosa si trova di fronte a un ricercatore che passeggia per il Fonds Massin, quindi è un'esperienza che naturalmente è molto preziosa e qui in parte abbiamo rivissuto. E in attesa delle domande, naturalmente, degli studenti che immagino vorranno intervenire e avranno parecchie curiosità, io volevo giusto rimarcare come anche in continuità con quello che abbiamo esplorato oggi dal punto di vista teorico si veda invece molto bene anche all'atto pratico nell'esplorazione pratica del Fondo Massin il suo interesse fortissimo per la grafica ma anche per tutto quello che non è grafica, quindi per tutti gli altri linguaggi, questa grande passione per la fotografia. Ho un ricordo personale ad esempio del modo in cui Massin ha sfruttato anche tecniche fotografiche specifiche, ad esempio era un grande amante della solarizzazione, diceva solarizzare è quasi far subire un trattamento grafico alle foto, no? Quindi usare un mezzo per fargli parlare un'altra lingua. Grande passione per il cinema, grande passione per il montaggio, dall'animazione al cinema più narrativo. L'idea di ripescare le forme della grafica vernacolare, di sfruttarle come base di partenza anche per altri linguaggi. Ecco, mi sembra che l'esplorazione che abbiamo vissuto insieme mostri molto bene come ci sono veramente tutti gli estremi per studiare questo interesse fortissimo di Massin per tutti gli altri linguaggi e come la materialità delle forme espressive emerge benissimo. Abbiamo parlato tanto di forza autoriale, di enunciazione editoriale, di forza mediatrice del grafico come traduttore, e emerge ancora di più la grande impresa che è riuscito a fare orientandosi tra strumenti, linguaggi e materie così diverse, a costruire degli oggetti vivi, come dicevamo,
coerenti e parlanti. Quindi grazie mille proprio per questa bella, bella esplorazione. Ho parlato, ahimè, anche troppo, ma vorrei invece rivolgere al pubblico la domanda classica, ovvero se avete domande che possiamo porre a Christine Biancarelli, domande e curiosità in merito a quello che abbiamo esplorato. Ovviamente estendo anche ai nostri colleghi e relatori, ecco. Sollecitavo gli studenti perché secondo me c'è del materiale interessantissimo su cui ragionare, ma naturalmente sono fronti che interessano tutti noi. Ma noi possiamo tornare più tardi anche nello spazio della tavola rotonda. Un gran rumore e se non ci sono domande, nel frattempo che riflettiamo su tutta questa mole di materiale estremamente interessante su cui torneremo anche dopo in sede di tavola rotonda, ringrazio allora moltissimo Christine per questa promenade nel fondo massimo, molto prezioso. Grazie mille. Grazie Christine. Benissimo, allora, il nostro ultimo intervento della giornata di oggi è di Marianna Calagna, che è un piacere di introdurvi. Marianna ha lavorato dal 2014 come art director, come grafica editoriale, graphic designer, ha da poco fondato Lieve Studio e tra le altre cose insegna anche in Francia al Paris College of Art. È stata anche alumna di Zia Urbino, possiamo dire così, si è diplomata qui in comunicazione e design per l'editoria, proprio con una tesi molto ben riuscita e anche premiata, perché ha ottenuto vari premi, vari riconoscimenti, sia per diciamo la sua forma, che naturalmente per i suoi contenuti, sui Club del Libro in Francia e quindi anche sul lavoro di Massen nei Club del Libro, sia il Club du Meilleur Livre che il Club Français du Livre. Ci presenta qui, dunque, proprio a partire da queste sue ricerche, un intervento dal titolo Massen al Club du Meilleur Livre, dietro le quinte dell'oggetto libro. Marianna, grazie mille dell'introduzione, Valentina, e buongiorno a tutti, grazie per tutti i vostri interventi che sono stati super interessanti. Allora, condivido il mio documento, questo qua, ok. Dovreste vederlo. Ok, perfetto. Sì. Vedete, vero? Ok, perfetto. Sì, vediamo Allora, benissimo. il mio intervento verterà dunque su Massen, il ruolo di Massen al Club du Meilleur Livre e anche proprio del concetto di oggetto libro che si concretizza proprio in questi anni, quindi negli anni dei club che nascono proprio nel dopoguerra. E quindi vedremo più in particolare diciamo il Club du Meilleur Livre dove ha lavorato Massen, ma vorrei prima proprio di concentrarmi su questo fare una piccola introduzione su quelle che sono stati, diciamo, i contesti storici, il contesto storico che ha visto la nascita di questi club e diciamo anche le ragioni che lo hanno animato. Allora, i club del libro, diciamo che erano delle società editoriali fondate su principi di selezione e vendita diretta per corrispondenza del libro. E il funzionamento era estremamente semplice, quindi ogni mese un libro scelto da una giuria di autori tra la produzione letteraria corrente era inviato all'abbonato. L'abbonamento era solitamente gratuito e si attivava dopo l'acquisto del primo libro. In questo modo l'acquirente si impegnava ad acquistare un numero di libri per un periodo stabilito. Queste nuove pratiche editoriali, diciamo, queste nuove pratiche di guadagno, insomma, ebbero dei risvolti positivi estremamente importanti per il panorama dell'editoria e sicuramente rinnovarono il mercato del libro ampiamente. Nell'atto proprio culturale si vedette, diciamo, il passaggio dall'acquisto diretto del libro
a un acquisto più passivo, quindi al vedersi recapitare a casa propria, diciamo, un libro della migliore letteratura presente. Questo aumentò enormemente il numero di lettori, raggiungendo quindi quelli che abitavano anche in paesi poveri di librerie, e poi fornì anche una buona letteratura con libri i cui prezzi erano uguali o inferiori a quelli delle venduti in libreria, insomma. E inoltre permise ad editori e a scrittori di sperimentare nuove pratiche di guadagno. Diciamo che i club del libro francesi non furono i primi esempi di club. I primissimi club nacquero forse in Germania, e seguiti poi dagli Stati Uniti, che ricordiamo per uno dei più famosi, che è il Book of the Month Club, fondato nel 1936 da Harry Sherman, che per primo introdusse il sistema dell'opzione negativa, che permetteva quindi il rinvio dell'opera dal momento in cui il ricevente, il lettore, non fosse soddisfatto del volume. E nello stesso anno venne fondato anche il Left Book Club in Inghilterra, quindi che serviva a rivitalizzare e rieducare la sinistra britannica. Qui vediamo alcune immagini che fanno riferimento alla press di quegli anni, quindi vediamo quanto fossero importanti anche questi club a livello proprio culturale. Nel 1936 sempre Albert Mermont fonda la Guild du Livre a Losanna, che si occupava di riedizioni curate graficamente, e in Francia abbiamo il primo club nel 1946 con la fondazione del Club Français du Livre, e poi successivamente di tutti gli altri club che nacquero in Francia nello stesso periodo. Anche in Francia ci furono edizioni e riedizioni curate, alcune anche inedite, curate molto graficamente. Queste erano delle cose che li differenziava. In Italia, anche in Italia abbiamo avuto un po' più tardi l'avvento di Club del Libro, e abbiamo nel 60 la fondazione del Club degli Editori, fondato da Arnaldo Mondatori, con anche lui, anche questo faceva delle riedizioni con il sistema di un libro al mese, a cui lavorò anche Munari a una delle collezioni. Allora, diciamo che la premessa da fare è che in Francia, diciamo, le caratteristiche dei club furono un pochino diverse e ebbero caratteristiche anche inedite. Prima fra tutti fu la scelta nei titoli, la libertà di scegliere, di far scegliere ai lettori i libri che volessero comprare. Quindi diciamo che dopo un'accurata scelta da parte degli editori era lasciata la libertà di poter scegliere il libro che si preferiva leggere. Questo poi, precisamente per i club francesi, diciamo, è nata un nuovo rapporto di lavoro tra editori e progettisti, quindi con la diffusione, l'introduzione di questo concetto di cui abbiamo parlato ampiamente, dell'oggetto libro. Quindi non solo l'idea di curare graficamente questi libri, ma anche di fare in modo che la loro qualità estetica fosse esattamente in linea con il contenuto. In questo modo, diciamo, molti artisti grafici, illustratori, e fotografi e artisti del tempo vennero chiamati per lavorare alla presentazione esterna e interna delle pubblicazioni al fine di esaltare la qualità estetica di questi libri. Questa formula quindi presentava molte flessibilità. Quindi diciamo, si cercava di rispecchiare il più possibile il gusto degli aderenti e si cercava anche di guidarli nella scelta e di fornirgli gli strumenti anche per capire e comprendere alcune scelte stilistiche che erano fatte, lo vedremo anche successivamente con alcune immagini. Si trattava di libri che erano relegati in brossura ad edizione limitata, come abbiamo detto, di prezzo poco superiore, a parte alcune eccezioni, che vedremo anche questo in seguito, rispetto a quello venduto in libreria, e dotati di grande gusto estetico, tant'è che la dicitura club divenne veramente quasi un marchio di fabbrica, un sigillo di qualità.
E una cosa che differenziava anche i club rispetto alla controparte inglese, americana, era la costituzione di una rivista mensile che rappresentava il principale organo di comunicazione tra editori e lettori, e che presentava i libri del mese e tutte le attività promozionali e culturali che gli editori preparavano. In Francia, a Parigi, diciamo, si contano numerosi club, se ne contano 14, che si dividono tra club con vendita diretta e club con vendita in libreria. Quindi 9 sono con vendita diretta, gli altri 5 sono con vendita in libreria. Tra tutti questi abbiamo sicuramente dei club che sono stati più importanti, proprio per il tipo di produzione, per la qualità estetica delle opere, che sono il Club Français du Livre sicuramente, il Club du Meilleur Livre, il Club des Libraires de France e il Club des Éditeurs. Qui ho mostrato, ho fatto una piccola carrellata di alcuni libri del Club Français du Livre. Come è stato detto ampiamente, per Massen il Club de Française du Livre è veramente il suo primo campo di prova come grafico, come maquettista, come preferiva farsi chiamare lui, dove inizia a sperimentare e inizia proprio a comporre graficamente le sue opere e si fa il suo maestro principale Pierre Fauchot che lo guida proprio nella realizzazione di molti volumi e Pierre Fauchot a lui sono attribuite molte maquette del Club Français du Livre, per esempio questa qui dove vediamo, come aveva già spiegato molto bene Christine, la tecnica appunto della cinematografica del déroulement, quindi questa sequenza temporale che introduceva il libro, basata su composizioni grafiche, per quei tempi estremamente inedite e ben studiate, coerenti con il contenuto del libro. Questi sono altri esempi, sempre del Club Français du Livre, dove vediamo comunque degli impaginati estremamente innovativi per i tempi e anche contemporanei, se vogliamo. Questi sono altri libri. Sempre del Club Français du Livre. Alcune volte questa introduzione prendeva veramente molte, molte pagine, cosa che, oggi si fa un po' fatica a vedere nei libri della letteratura, insomma. Allora, il Club du Meilleur Livre, che è stato un club singolare per diverse ragioni, per le circostanze, le modalità con cui è nato, i personaggi che lo hanno animato, la qualità grafica delle sue realizzazioni e per le scelte eccentriche e non convenzionali fatte nella progettazione dei libri. Il Club du Meilleur Livre è stato fondato da Gallimard, Hachette e Lafon nel 1952 tramite un accordo segreto perché comunque non potevano entrare in conflitto con le librerie con cui già lavoravano. Conta 70.000 aderenti, i volumi realizzati sono stati 171 e la frequenza di pubblicazione era di 4 volumi al mese, che è una frequenza piuttosto importante, insomma, che ha poi generato un terreno di sperimentazioni estremamente ampio. Le condizioni di adesione erano l'abbonamento era gratuito, l'acquisto minimo era di 4 libri l'anno e avevano, il direttore commerciale aveva messo in atto una serie di promozioni come il libro Dividend, per esempio, che era concesso, era un libro gratuito concesso che faceva 6 acquisti di libri, che poteva essere scelto liberamente dal lettore, oppure il Live Prime, che era un libro regalato qualora si portassero al Club du Meilleur Livre 3 nuovi membri. Anche il Club du Meilleur Livre, come tutti gli altri club, molti degli altri club francesi,
aveva la sua rivista mensile, che si chiamava Club, ed era una rivista diciamo, spesso illustrata e molto ricca di contenuti, che vedremo anche in seguito. Il Club di Major League aveva numerose collane al suo interno e anche dei hors collection, quindi di fuori collezione. E diciamo che i personaggi principali che hanno caratterizzato il Club de Major League sono stati sicuramente Massin Robert Carlier. Robert Carlier era precedentemente direttore letterario al Club Français du Livre, è stato chiamato dai fondatori del Club de Major League per diventare responsabile direttore letterario del Club de Major League. E lui stesso ha chiamato il suo amico e diciamo collega Massin a lavorare al suo fianco e diciamo a prendere le redini della progettazione grafica al Club de Major League. E successivamente anche molti altri progettisti raggiunsero dal Club Français du Livre il Club de Major League. Allora, gli elementi caratterizzanti di questo club sicuramente sono l'estetica dei volumi, la progettazione dell'oggetto libro, come possiamo vedere anche dall'immagine, l'impaginazione di ogni libro era veramente unica e fatta ad hoc, quindi dall'architettura della pagina, lo spazio bianco, alla posizione dei numeri di pagina, insomma, vedremo poi successivamente in modo un po' più analitico quali fossero state tutte le variazioni applicate all'oggetto libro nella sua specificità. E inoltre una cosa che caratterizzava molto i club francesi era il loro approccio completamente diverso e in una direzione quasi opposta a quello che era invece il rigore svizzero dell'international style di quegli anni, che invece era più pulito, era più diciamo lineare, sicuramente antidecorativista e essenziale. Addirittura nell'international style c'era la volontà di introdurre un unico carattere di carattere lineare, o a volte un unico carattere che poteva essere il carattere universale come l'universo. Allora, il Club de Major League, come abbiamo detto, è stato riconosciuto per le grandissime sperimentazioni che sono state fatte sui suoi libri e la sua, diciamo, la frequenza di pubblicazioni di 4 libri al mese, quindi molto, molto importante, e anche, diciamo, da tutte le strategie di fidelizzazione che aveva messo in atto, che insomma lo cercavano di rendere un pochino differente dal suo primo competitor, che era il Club Français du Livre. La rivista Club ha sicuramente creato e animato un senso di appartenenza nel lettore molto, molto, molto forte. I lettori si sentivano veramente parte di un gruppo sociale e culturale, e tanto che venivano chiamati les amis du club. Qui vediamo dei coupon, il coupon che era presente insieme alla rivista, tramite il quale era possibile abbonarsi lasciando le credenziali e il buono per il pagamento dell'acquisto di un libro. Qui a sinistra vediamo, diciamo, i primissimi numeri della rivista Club, che si somigliano abbastanza, dove abbiamo il logo, che poi vedremo come cambierà, e vediamo che ogni numero presenta i 4 libri del mese, e scattati con una foto in bianco e nero e messi in copertina. Sulla destra invece abbiamo un piccolo esempio di composizione tipografica che era fatta all'epoca per le titolazioni, insomma. Questi sono sempre altri numeri del club, che vediamo che iniziano ad avere un aspetto un pochino diverso dal punto di vista dell'impaginazione. Qui riporto di seguito, diciamo, una successione di copertine della rivista. Come dicevo, inizialmente la copertina aveva questo logo molto grande, prima da solo, poi ripetuto. E dopo, diciamo, viene introdotto questo elemento circolare che ospita il logo e anche il numero del mensile e dell'anno.
E sulla copertina, che di solito è stampata sempre in due colori, nero più un colore, sono riportate le illustrazioni facenti parte dei libri presentati. Quindi qua vediamo già un primo, anche qui, un esempio di immagine coordinata, non coordinata, quindi l'idea sempre delle variazioni era sempre, sempre molto presente in Massin, quindi questa sua volontà diciamo rompere un po' gli schemi di un qualcosa di sempre uguale, di coordinato. Quindi anche questo bollino aveva sempre colori diversi e dialogava sempre con anche l'immagine su cui si trovava. Qui per esempio questo grafico mostra diciamo, la frequenza di pubblicazione di questi bollettini club, quindi aveva una media di una tiratura media di 65.000 esemplari, con un apice nel 56 con una tiratura di 80.000, e vediamo che nel corso degli anni poi anche la tiratura dei bollettini è diminuita fino alla chiusura del club nel 63. Qui abbiamo delle pagine interne del club, quindi possiamo del bollettino, della rivista, dove possiamo notare come fosse veramente una premura del direttore letterario di arricchire i contenuti con informazioni culturali importanti, quindi le biografie degli autori. Aveva chiamato anche a collaborare, a scrivere articoli a critici letterari come Roland Barthes o Albert Begin, di cui abbiamo parlato anche oggi. E poi tutti, diciamo, tutte gli eventi promozionali che facevano parte dei benefici dei membri del club. Quindi per esempio c'era il telelibro che era possibile, tramite il quale fosse possibile regalare un libro a amici o parenti. E poi c'è da dire anche che ogni rivista si apriva con una lettera aperta al lettore, al quale venivano introdotti i quattro libri del mese e i funzionamenti del club, e le attività che sarebbero e che erano state organizzate per il mese e quelle future. Sempre in modo molto chiaro e lineare venivano espressi come i funzionamenti del club e anche diciamo tutte le promozioni. Per esempio qui c'è la promozione che veniva fatta a Natale, quindi con il debito accelere, quindi invece di dopo l'acquisto di 6 libri la debito accelere riguardava l'acquisto di 5 libri. Poi per esempio venivano messe in evidenza anche gli articoli della press del tempo, quindi il fatto che per esempio il libro di Apollinaire, Alcool, avesse avuto un enorme successo e quindi fosse stato oggetto di una riedizione. Un'altra cosa estremamente importante, che insomma anche mi ha stupito, è stato una parte del bollettino presenta un apparato didattico, che secondo me è molto importante, in cui si evince che i progettisti volessero anche cercare di spiegare o trasmettere ai lettori quali fossero state le scelte stilistiche fatte e anche guidarli e accompagnarli nella comprensione di queste scelte. Quindi qua abbiamo per esempio sull'immagine di sinistra abbiamo diciamo vengono riportate tutta una serie di caratteri tipografici a disposizione dei macchettisti, quindi loro avevano a disposizione, mi sembra, una ventina di caratteri tipografici tra cui scegliere. Nella parte dell'immagine centrale invece abbiamo un tentativo di classificazione di questi caratteri per cercare di aiutarli a riconoscerli e identificarli.
E inoltre nella pagina di destra invece abbiamo una visione di a parità di dimensione quali caratteri fossero stati utilizzati con corpi differenti, e interlinee differenti e spessori differenti. Sempre all'interno della rivista c'era una sezione dedicata per esempio a Cadomir Disc, che è nata nel 54, quindi hanno affiancato anche all'offerta di libri anche una selezione di dischi e tutta una serie di promozioni per eventi teatrali, concerti e serate di gala. E stessa cosa, anche alcune volte si trovavano anche concorsi dove era possibile vincere degli elementi di arredo che avrebbero ospitato i libri. Qui continuiamo con gli elementi di comunicazione del club, che erano anch'essi fatti da Massen, ma anche da Jeanine Friquet, che era la stretta collaboratrice di Massen. Vediamo che, scorro un pochino, tutti questi elementi, tutte le affiche, tutti i manifesti e flyer che venivano fatti avevano tutti dimensioni differenti, impaginazioni differenti e fa parte, questo elemento fa parte proprio del progetto globale del Club New York Live. Per inquadrare anche un po' quali fossero i costi di questi libri, anche a fronte delle differenze proprio materiche di ogni libro, abbiamo qui una piccola tabella che mostra il range di costo che potevano avere alcuni libri, non solo tra una collana e l'altra, ma anche all'interno della stessa collana. Vediamo per esempio all'interno della collana Dossier de l'Histoire che il range di prezzo tra un libro e l'altro poteva variare moltissimo. La stessa cosa per Your Collection o la collezione poesie, mentre ci sono invece altre collane in cui i prezzi del libro erano praticamente fissi, come i Classique, o Correspondance o i testi spirituali. Sì, anche la tiratura dei libri si aggirava intorno ai 5.000-6.000 copie. A parte alcuni titoli che subirono riedizioni e dei, i libri più rari, più complessi forse anche, che avevano delle tirature molto più ridotte, molto più ristrette. Questo sono le pagine interne sempre della rivista che mostrano alcuni libri di alcune collane. Alcuni di essi quindi erano molto più classici dal punto di vista formale, mentre altri avevano una qualità estetica, un lavoro un po' più importante sull'aspetto estetico del libro. Questi sono sempre elementi di comunicazione, manifesti, che sono sempre tutti diversi, il carattere tipografico e le illustrazioni riprendono la grafica e le illustrazioni dei libri a cui fanno riferimento, per esempio il manifesto di Astré presenta i punzoni utilizzati per la creazione del logo stesso. Questi sono dei piccoli loghi che sono stati creati per la casa editrice. Questo era l'acquario, era un sigillo di pubblicazione che veniva inserito alla fine del libro per indicare proprio la precisità dell'opera. Poi abbiamo questo logo che fa parte della collana Histoire, quest'altro logo che fa parte della collana Astré, disegnato da Jeanine Friquet. Il logo del Club de New York Disc e poi abbiamo questa invece sulla destra, questa carta da pacchi che serviva per confezionare i libri che venivano poi spediti, che era stata creata da proprio il tipografo che andava a fare tutte le sue composizioni con i caratteri mobili di diverse dimensioni, diverse forme, che tra l'altro si è firmato anche
nella composizione si vera Michel Muguet, e quindi qua possiamo trovare il suo nome un po' in piccolo. Allora, per quanto riguarda gli elementi caratterizzanti della, e quindi diciamo dell'immagine coordinata dei libri, l'elemento sicuramente che caratterizzava i club del libro erano, era questo piccolo triangolo sul dorso, presente sul dorso dei libri. Tutti gli altri club, diciamo, non hanno degli elementi visivi, chiari, identificativi, come questo qua, come il club de Meilleur Livre. Questo triangolo era veramente l'elemento sempre ricorrente in molti documenti, in molti elementi della, del club, tra cui anche le carte intestate, ma anche, come lo vedremo in seguito, la sua esistenza insieme al logo. Poteva avere quindi colori diversi a seconda dello sfondo su cui si trovava e anche piccole dimensioni diverse. Allora, cito una frase di Robert Carlier che descrive, secondo me, molto bene la collezione del Club de Meilleur Livre, dove dice: ogni volume è il risultato di una specifica e sempre differente ideazione grafica, e questa volontà di diversità crea paradossalmente l'unità della collezione. Quindi, come è stato appunto detto da Robert Carlier, la cosa che univa questi libri era appunto la diversità. Ogni libro era unico, nessun libro assomigliava all'altro, e quindi diciamo erano tutti estremamente diversi. Non c'era neanche la necessità che fossero uguali, perché non avevano la necessità di dover essere esposti in librerie, ma essendo comunque spediti per corrispondenza, potevano essere uno veramente completamente diverso dall'altro. Quindi qui vediamo alcuni libri che sono stati fotografati alla Mediathèque di Chartres, grazie anche all'aiuto di Christine. Poi ci sono, sempre a Chartres, è stato possibile trovare proprio questi documenti che riportano proprio le note di fabbricazione dei libri. Quindi questi erano documenti dattiloscritti creati dai macchettisti, che erano poi consegnati ai direttori di fabbricazione, che poi proprio creavano, proprio stampavano l'opera. Quindi erano estremamente precisi, estremamente puntuali nel descrivere ogni singolo elemento. E la questione della difficoltà di stampa è stata una questione che è stata spesso sollevata dai, come ne ha parlato anche questa mattina Monique, e quindi Mercier, che era uno dei direttori della produzione proprio di questi libri, si è espresso più volte dicendo che anche per lui era una sfida quella di realizzare un libro seguendo esattamente la maquette che era stata pensata. Quindi anche da quel punto di vista lì c'era una forte sperimentazione sulla carta, sugli oggetti, sulla stampa. All'interno di ogni libro è presente un colofon estremamente dettagliato, in cui sono presenti molte informazioni, e sono tra l'altro informazioni che anche mi hanno permesso di fare anche un'analisi specifica di un po' tutti i libri del club. Abbiamo quindi il nome del progettista grafico che ha curato la maquette, abbiamo il carattere utilizzato, il corpo corrispondente, abbiamo la carta utilizzata, abbiamo la data del volume, il nome della stamperia, il nome del rilegatore e la tiratura per il pubblico, che in questo caso è di 5.000 esemplari, e una tiratura del titolo per i membri del club, che, a cui era riservata sempre una tiratura di 150 esemplari, una numerazione romana e il numero dell'opera. Allora, adesso vorrei passare un po' e fare una piccola rassegna di tutte quelle che erano le differenze, le variazioni
operate su ogni parte del libro, insomma, proprio dell'oggetto libro. Prima fra tutti sono sicuramente i materiali utilizzati sulle copertine, quindi abbiamo per esempio uno dei più famosi, sicuramente questo di cui ha parlato questa mattina anche Monique, il Miroir de l'Image. Poi, non so, abbiamo anche una medaglia militare in rilievo, abbiamo della seta, abbiamo della juta, del legno, delle pagine trasparenti, un dollaro, quindi elementi veramente che, anche una lente di ingrandimento in questo caso, quindi elementi estremamente inediti per, da trovare in un libro. Poi ci sono i rododois, che sono fondamentalmente dei rivestimenti che sono stati inseriti a partire dal 1953 sui libri del club per proteggerli, e diciamo che Massin ha approfittato per alcuni libri di questa copertina per utilizzarla come espediente grafico per inserirgli del contenuto, quindi che andasse anche a diciamo interagire con la copertina. Qui abbiamo alcuni esempi, per esempio Alcol o il Guernica di Picasso, o esatto, altri elementi, questa mappa che viene stampata in nero sulla copertina gialla. Poi abbiamo le risguardie, che anche queste sono estremamente ricche, curate e spesso illustrate, sempre coerenti con il contenuto dell'opera. Delle volte abbiamo l'inserimento di immagini fotografiche, illustrazioni o riproduzioni. E i frontespizi, che sono, diciamo, degli elementi più importanti, diciamo, e significativi della collezione, che conferiscono, diciamo, il valore all'oggetto libro. E si sviluppano su diverse pagine e, come abbiamo detto, introducono con una progressione temporale la narrazione. Qui ce ne sono alcune, quindi... con delle più famose, per esempio la seconda che vediamo si ispira anche a risente delle influenze costruttiviste delle sperimentazioni del Bauhaus di qualche decennio prima. Poi anche questa ultima, nell'ultima riga abbiamo Colorado di Bonfield, che è costruito su un'unica pagina che presenta però delle alette che sono fustellate, quindi insomma ritagliate, che diciamo riproducono le porte d'ingresso del saloon. Poi c'è questa doppia pagina invece che sono forate, quindi lasciano intravedere la pagina successiva, quando nel primo caso è la pagina precedente nel secondo. In questo caso invece Jacques d'Arche, che è uno dei più grandi maquettisti insieme a Massin e Jean Friquet, ha invece introdotto il tema della scala, che permette il passaggio da un piano all'altro dell'edificio del libro. In questo caso abbiamo un'altra progressione cinematografica fatta da Jean-Michel Daniel, che è lo pseudonimo di Jacques Daniel, in cui le immagini diciamo hanno un effetto di dinamicità e sviluppo temporale, diciamo, con questa linea, diciamo, che tiene il filo delle pagine successive. Altri esempi, sempre che diciamo, introducono questo concetto, del frontespizio, che a volte prende anche veramente molte, molte pagine. Un esempio conosciuto è questo dei soldà, quindi che vengono introdotti uno per uno i sette soldati, diciamo, protagonisti dell'opera.
Un altro elemento di variazione è costituito dai materiali proprio di stampa delle pagine, che possono essere, spesso erano fogli trasparenti o acetati, che venivano utilizzati sempre per decomporre l'immagine su diversi livelli e dargli anche un'idea di tridimensionalità. Abbiamo alcuni esempi. Il logo, come detto prima, era uno degli elementi di variazione dei libri e, come possiamo vedere, è spesso accompagnato dal simbolo identificativo del club, il triangolo, sempre in modo estremamente differente, dialogando quindi con la tipografia, il logotipo, a volte su tre righe, a volte su quattro, a volte su una sola linea, a volte con un singolo triangolo, a volte con più triangoli. E la tipografia e il colore del triangolo ovviamente era coerente con il contenuto e i colori del testo e i colori dell'opera. Il colophon, quindi, come abbiamo detto, era molto ricco, molto, molto importante, e era coerente ovviamente con l'impaginazione del testo del libro. E anche i capi lettere, numeri di pagina, allo stesso modo, che erano molto caratterizzanti della pagina, insomma del volume, erano tutti molto diversi, dimensioni diverse, alcuni erano proprio molto elaborati, altri molto semplici, ed erano anche collocati in posizioni sempre differenti. Come abbiamo detto prima, i caratteri tipografici erano... La scelta del carattere era qualcosa di estremamente importante e alcune volte, come per esempio si vede qua in basso a destra, il corpo del carattere era estremamente grande e questo faceva proprio aumentare il numero delle pagine perché si pensava appunto che più il libro fosse grosso, importante e più avesse valore. Il layout della pagina, quindi l'architettura della pagina, in questo senso è un altro elemento di variazione del libro, quindi lo spazio bianco intorno al testo, il corpo del testo, l'interlinea, la posizione del numero di pagina e del numero di capitolo sono sempre differenti e dialogano sempre armonicamente con la composizione. Le collane, quindi le diverse collane, le dimensioni dei libri erano tutte molto diverse, quindi variavano non solo anche queste da collana a collana, ma anche all'interno della stessa collana. I progettisti grafici che collaborarono al Club Francis Dulli, al Club de Mirli, scusate, sono stati 20, anche se in realtà se ne contano 29, e questo perché alcuni di loro si fermavano con pseudonimi, perché per questioni di esclusività con altri club o anche solo per il fatto che avessero piacere che gli altri pensassero che al club lavorassero tanti grafici, si divertivano anche a volte a darsi dei nomi, degli pseudonimi. Quindi per esempio vediamo che Jacques Daniel non si è mai firmato con il suo nome, ma si è sempre firmato con pseudonimi, e così insomma anche Massen, anche Jacques D'Arche per esempio. Tra tutti sicuramente ci sono due progettisti che hanno contribuito praticamente al 70% delle produzioni del Club de Meilleur Livre, che sono sicuramente in primis Massen con 117 titoli e Jeanine Friquet con 104 titoli. La stessa cosa, come detto precedentemente, alle edizioni di libri parteciparono attivamente anche artisti e fotografi del tempo, tra cui Gallinari, Cartier-Bresson, ma anche Miró, Picasso, per citarne alcuni, quindi Delaunay anche. Quindi diciamo che la partecipazione attiva di artisti del tempo era molto molto importante. La stessa cosa per quanto riguarda le carte utilizzate, le stamperie coinvolte erano sempre diverse, sempre specializzate per la stampa di carte inedite
di diverso costo e diversa preziosità. Concludo facendo una piccola carrellata di alcuni libri del club, quindi che differiscono tutti per impaginazione, per stile, composizione. Elementi di taglio all'interno delle copertine, queste pagine anche illustrate di colori semitrasparente. Concludo insomma, illustrando diciamo, dove si possono trovare tutti questi, le opere del club di Meyerlier. E quindi cito di nuovo la Mediathèque di Chartres, in cui sono stata e grazie alla quale ho potuto raccogliere tutto il materiale che avete visto oggi, e grazie all'aiuto di Christine, all'incredibile aiuto di Christine, per insomma, riuscire a recuperare tutto il materiale che ho trovato. Poi due librerie diciamo, che conservano e diciamo, contengono molti libri del club du Meilleur Livre, tra cui la Librairie des Sociers e Librairie Jeunet Tenuré. I mercati del libro a cui sono stata, grazie nei quali ho trovato anche molti, molti volumi, che sono appunto i bouquinistes della Rive Gauche e il mercato a Port de Vannes. Voglio citare in ultimo anche la bellissima esposizione che è stata fatta nel 2011 da Etienne Robial alla Galleria Anatome sul Club du Meilleur Livre. E Etienne Robial, che ringrazio per, anche a lui per il grandissimo aiuto. E poi anche vorrei concludere con una foto della libreria di Massin, che come diceva appunto Christine è piena di tanti oggetti e tante ispirazioni. E non da ultimo un piccolo ritratto di Massin con il suo Charlus, che era il suo grande compagno di viaggio, e basta, e finisco qua. Grazie mille. Grazie mille Marianna per questa immersione nell'ambiente, nel mood direi anche del Club du Meilleur Livre, soprattutto di quello che Massin è stato come principale animatore all'interno del Club du Meilleur Livre. In attesa di domande eventuali dalla nostra chat, io avrei una curiosità, sì, che mi sono in effetti posta più volte anch'io lavorando al Fondmassin e lavorando anche sui materiali del club, ma di sicuro questa è la sede migliore per vedere se riusciamo a soddisfarla. E sì, mi ha sempre affascinato il ruolo delle note de fabrication all'interno del lavoro, sì, praticamente quotidiano tra Massin soprattutto e anche tutti i suoi, e la parte più produttiva, no? È una domanda che sì, è tecnica, però ci aiuta anche a ragionare meglio su fronti teorici, no? A proposito del coordinamento della regia unitaria che c'è dietro a un'impresa così complessa. Forse potremmo magari raccontare magari anche meglio, perché noi le conosciamo, ma è veramente sorprendente capire cosa ci si trova scritto all'interno, visto che era proprio il mezzo di comunicazione da Massin, diciamo, al tipografo che materialmente eseguiva. Ma la domanda è questa: esisteva qualcosa di analogo a quello che oggi chiameremmo mock-up, cioè di questi libri che noi poi abbiamo apprezzato, continuiamo a apprezzare, se siamo fortunati possiamo trovarli, come tu dicevi, ai bookinist e sfogliarli dal vivo, renderci conto di cosa sono. Esistevano dei mock-up? Come ragionavano, come lavoravano Massin e i suoi per porre una forma il più unitaria possibile a tutti questi volumi? Sì, io immagino che ci fossero proprio dei mock-up proprio fisici dell'opera, probabilmente un po' come abbiamo visto forse oggi in qualche presentazione, venivano probabilmente ripresi i testi che Massin diceva di leggere tante volte, più volte,
e probabilmente venivano sicuramente fatte delle piccole illustrazioni a fianco del testo. E non ho, diciamo, testimonianza, non ho trovato, diciamo, dei facsimili di maquette fisiche proprio di pre-produzione, fatte proprio dal progettista. Purtroppo non le ho trovate, ma immagino che fossero state fatte, che sì, nella mente del progettista ci fosse anche una pre-progettazione fisica dell'oggetto. Infatti, anche perché mi sono chiesta anch'io la stessa cosa, nel senso sono andata alla ricerca di questo oggetto, ma non avendolo trovato, ero curiosa di capire se esistesse o meno, ma se non fosse mai esistito un qualcosa di simile a un mock-up, stiamo praticamente supponendo che una tale complessità di variazioni, modulazioni grafiche passasse direttamente, diciamo così, quasi... Esatto. Quasi per osmosi, quasi per trasmissione telepatica dalla mente del grafico al tipografo che si trovava di fronte, esatto. Delle indicazioni molto puntuali, però anche descrittive, quindi nessuno schema, nessuna immagine ad accompagnare questi prodotti. Non so se Monique, per esempio, per esperienza diretta, sa qualcosa di più sul modo in cui il club e le macchette del club funzionavano, magari... Se vorrà ce lo racconterà. Sarebbe un'informazione preziosa. Certo. Grazie mille, Marianna. J'étais trop jeune à l'époque du club. Je n'ai pas vu travailler. Infatti. Sì, speravo in aneddoti di seconda mano, naturalmente, ma vuol dire che dovremo ancora indagare e scoprire come funzionavano le cose. Quel che so io è che sicuramente ci sono molte testimonianze della difficoltà concreta che avessero proprio chi fabbricava fisicamente il libro nel seguire le indicazioni che venivano date, effettivamente, perché alcune volte si trovavano di fronte anche a delle cose che non avevano mai fatto, carte che non avevano mai utilizzato, metodi di stampa che non avevano mai sperimentato, quindi... mi è capitato spesso di leggere questa cosa qui, poi non so se ci sia stato qualche aiuto in più rispetto al documento dattilografato oppure no. Grazie mille. Beh sì, allora ancora più interessante da approfondire per capire come effettivamente si arrivava a dei risultati così ricchi, così... straordinari e allo stesso tempo così sorprendenti, se pensiamo che si parte da 3-4 pagine dattiloscritte con delle indicazioni anche abbastanza, ecco, puntuali, però comunque discorsive. Quindi estremamente interessante, anche alla luce di quello che dicevamo oggi dal punto di vista più teorico. Quindi molte grazie per questo scambio. Grazie. Noi siamo alla fine del nostro pomeriggio, almeno rispetto agli interventi, e esorto chi avesse domande sia per Marianna Calagna che per Christine Biancarelli, magari qualche dubbio dell'ultima ora, qualche curiosità, a scriverle ora in chat. Noi siamo qui anche per questo. Se nel frattempo naturalmente ci riepiloghiamo un attimo rispetto al programma, visto che la parte degli interventi di ognuno di noi è giunta al termine, ci aspetta un po' di pausa per poi riprendere alle 5 con una tavola rotonda finale, a partire magari dai temi e le curiosità e le intersezioni che nel frattempo sono emerse tra un intervento e l'altro. Quindi ricordo ai relatori, se vorranno essere ancora con noi, di riconnettersi alle 5 per poter ragionare insieme degli spunti e delle intersezioni. Mi piace usare questa parola perché ce ne sono tante, emerse nel corso degli interventi della giornata di oggi, naturalmente sia della mattina che del pomeriggio, così come esorto tutti a riflettere su dubbi, domande e curiosità per, ecco, portarle sulla tavola rotonda che faremo più avanti a partire dalle 5. Bene.
Grazie ancora Marianna, non vedo domande, dunque direi che possiamo prenderci una meritata pausa e riaggiornarci per le 17. Perfetto. Benissimo. A tra poco. Grazie mille, a dopo. Possiamo ricominciare. E se avrete la pazienza di seguirci anche per questa piccola tavola rotonda, direi che ci siamo tutti, quindi possiamo riprendere. Allora, innanzitutto un grande ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti, prima di tutto un grande grazie a Monique Langlois per la sua appassionata introduzione di un Massen grafico, ma anche protagonista in altri modi della sua vita. È stato molto bello avere questo ricordo e questa menzione, ecco, del Massen anche privato, è stato importante. E oltre che tutto il materiale che abbiamo potuto apprezzare rispetto alla sua infanzia, alla sua giovinezza, insomma, sono cose che costituiscono un vero e proprio spaccato storico molto, molto prezioso. Quindi grazie a Monique innanzitutto, poi grazie ai professori Giovanni Baule, naturalmente Emmanuel Suchet per il loro intervento che riepilogherò fra poco nei punti, diciamo, salienti che voglio toccare con voi nella tavola rotonda. Grazie a Christine Biancarelli, che è intervenuta naturalmente da Chartres, e a Marianna Calagna, che ci ha raggiunto anche lei per completare il quadro. Ringrazio anche tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, non semplice dal punto di vista logistico, quindi tutti i borsisti che si sono prodigati perché tutto funzionasse per il meglio, questo perché questi ringraziamenti non vadano sempre alla fine. Invece, rispetto a noi, rispetto ai temi della tavola rotonda, sono i temi che sono corsi lungo tutti gli interventi di oggi. Ci sono vari elementi che secondo me vale la pena ricordare. Abbiamo parlato tantissimo del modo tutto speciale, molto peculiare di Massen di dare a vedere il testo. Userei questa formula generica ma suggestiva, proprio per rendere conto dell'operazione vera e propria, come ha detto molto bene Emmanuel Suchet nel suo intervento, di enunciazione editoriale, che è anche una presa di potere, una presa di parola del grafico in quanto autore, quindi lontanissimi da quella tipografia di servizio, quella tipografia servente, suonava in francese, suonava molto meglio, quindi completamente asservita al testo e alla notazione. Ecco, in Massen si afferma tutta un'altra dimensione, quindi un discorso d'autore che si mescola e si affianca a quello dell'autore del testo. Siamo passati anche a considerare tutte le varie strategie di traduzione. Ringrazio molto Giovanni Baule per questa immersione in Massen attraverso tutte le tipologie che ha proposto. Ne ricordo alcune perché mi ci ritrovo anch'io in parallelo dalla mia prospettiva, quindi la traduzione peritestuale ma anche ekfrastica, quindi in dialogo con l'immagine, la traduzione ritmica di tutte quelle corporeità della voce che Massen si incarica di portare all'interno del suo lavoro, la traduzione in assenza ma anche la traduzione estrema, che mi trova particolarmente interessata perché ci ritrovo quelle dinamiche di variazione creatrice spinta veramente ai suoi limiti, in cui si va quasi sull'orlo della defigurazione, no? Per giocare con la materialità della scrittura, molto scientemente, con grande abilità, si va sul limitare che porta una scrittura a trasformarsi in qualcosa che scrittura non è. E mi è molto piaciuto che poi nella seconda parte della tavola, nella seconda parte della giornata di oggi, nel nostro pomeriggio, si sia fatto un approfondimento verticale così efficace e così denso proprio sui modi e sulle pratiche di quella traduzione, di quelle pratiche di traduzione. È emersa fortissima, a mio parere, nell'intervento di Christine Biancarelli, per esempio, la grande passione di Massen per tutto quello che è visivo, anche al di fuori del solo perimetro della grafica. Massen non è uno che, pur avendo lavorato dentro la tipografia e dentro la grafica, dentro la lettera, come amava dire lui, si sia fermato alla lettera, anzi, abbiamo visto
benissimo attraverso questa passeggiata nel fondo Massen come sia predominante in lui una grande passione per tutti gli altri linguaggi che non sono grafici, quindi questa voglia di piegare quello che non è grafica a dialogare con la grafica, quindi il cinema, il montaggio, le tecniche di narrazione quasi cinematografica, la passione per la grafica vernacolare, sono tutti elementi molto interessanti che andrebbero approfonditi. E mi è piaciuto molto anche poter ragionare un po' dall'interno del modo di produrre diversità all'interno dell'ecosistema del libro del Club du Meilleur Livre, come ci raccontava Marianna Calagna. Volontà di diversità, diceva Carlier. Sono appuntata a questa frase che mi sembra emblematica proprio del modo di lavorare del club che Marianna ha descritto molto bene, e allo stesso tempo mi colpisce anche in risonanza rispetto a tutto quello che abbiamo detto oggi a proposito della presa di coscienza di chi costruisce una narrazione e si erge anche a enunciatore, ecco, per dirla nuovamente con Emmanuel Suchet, che i grafici del club, Massen in primis, volessero strizzare l'occhio in modo molto forte ai loro lettori e spiegargli che oltre a fare libri facevano anche grafica e facevano anche un discorso che li riguardava e che passava attraverso anche la scelta dei caratteri, l'impaginazione del libro. Insomma, mi sembra che alla fine, ripercorrendo tutti i temi che sono emersi, ci sia una bella connessione e un quadro globale molto interessante su Massen. Vi lascio la parola fra pochissimo, ma in chiusura ho appuntato quelle che a me sembrano due direzioni di ricerca, di analisi, di approfondimento possibili, sia naturalmente da chi fa già ricerca, ma anche ad esempio da parte degli studenti che sono proprio alle prese con le loro personali ricerche nel mondo della grafica. Due possibili direzioni di ricerca, secondo me, emergono dai lavori di oggi. Una prima più specifica, nel senso che un lavoro su Massen non è solo un lavoro di storia della grafica o di storia della tipografia, ma può essere un modo per ragionare sulla pratica del progettista visivo, sulle potenzialità della grafica, sui suoi limiti, ma soprattutto sulla sua possibilità di superarli e l'abbiamo detto in tanti varie volte oggi, su un modo per ragionare su una pratica che non sia solo analogico versus digitale, ma che invece guardi a forme che esistono, coesistono e continuano a esistere tra analogico e digitale. Un'altra direzione di ricerca più generale va lungo quella direzione che ha sintetizzato molto bene Giovanni Baule all'inizio, verso la fine del suo intervento, quando parlava di la necessità di fare un'archeologia dei media grafici. Quindi se si vuole ragionare sulla grafica, sulla pratica progettuale, può essere prezioso ragionare sulla grafica come modalità di manipolazione della materia e dei materiali, quindi passare attraverso la materia e i materiali per cogliere meglio il pensiero grafico mi sembra una direzione di ricerca assolutamente di rilievo e molto interessante. A maggior ragione che adesso siamo messi a confronto con materiali molto diversi. Molti di noi, penso in particolare Emmanuel Suchet, ci occupiamo anche di altre forme di grafica. Io lavoro ad esempio sul design dell'informazione, Emmanuel Suchet lavora sul digitale, Giovanni Baule lavora sul design della comunicazione più contemporaneo, Marianna Calagna è grafica e quindi fa questo mestiere. E siamo tutti messi a confronto proprio con una pratica progettuale che prevede anche altri mezzi, altri materiali, però è importante tornare anche su un'archeologia delle forme e vedere come invece il lavoro del designer si evolve. Mi è parso che questa giornata Massen sia stata utile e molto proficua per riflettere sia su Massen che anche intorno a Massen e le influenze che Massen ci può aprire se ragioniamo sulla pratica progettuale. Ma naturalmente adesso lascio la parola ai nostri relatori per rilanciare il discorso. Un primo modo di rilanciarlo è: possiamo prendere in esame queste due direzioni di ricerca? Come possiamo perseguirle? Quali altri spunti possiamo raccogliere? Monique. Oui, alors c'est pas pour intervenir dans les directions de recherche, c'est juste pour donner un petit complément, pour rebondir sur l'intervention d'Emmanuel Souchier ce matin,
à propos des différents auteurs d'un livre, et en particulier pour la cantatrice Chauve. Je voulais juste montrer un petit document, une dédicace que Ionesco a faite à Massin, non pas sur la cantatrice Chauve, mais sur à propos de la cantatrice, et à propos et la cantatrice, le livre de fabrication, enfin, où il explique cette aventure. Donc, je vais montrer ces deux documents. Voilà donc là, comment je fais là pour, vous voyez la photo? Non? Non, pas encore. Non encore, Monique. Partagez l'écran. C'est par le partage de l'écran. Oui, j'ai mis partager l'écran, mais apparemment... Cliquez sur les documents que vous voulez nous faire voir. Voilà. Voilà, parfait. Donc, c'est une dédicace. Attends, je vais la mettre un petit peu plus. Voilà. Donc, c'est à propos de la cantatrice Chauve, la dédicace que Ionesco a faite à Massin avec un petit bonhomme, qu'on peut lire ici. Pour Massin, donc Massin en minuscule et Massin en majuscule, l'auteur chef de ce livre, l'admiration de l'auteur adjoint et amitié donc Jeanne Ionesco. Voilà. Je ne sais pas si Valentina, tu connaissais cette dédicace. Oui, tu connaissais? Si, credo di averla. Credo di averla vista perché mi ricorda qualcosa, devo averla vista, sì, forse direttamente da Massin, direttamente insieme, oppure in archivio, però la ricordo. E voilà, donc, et pour Henri Cohen, complice de cette aventure graphique qui a fait de ce livre un spectacle. Sans ces images, il n'existerait pas, on ne serait qu'un squelette typographique. Donc Massin lui-même avait bien conscience et Ionesco aussi de cette nécessité de cette collaboration. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. D'autre part, j'ai oublié simplement, quand j'ai parlé de mon père, de dire son nom. Il s'appelait Jean Ducournau. Voilà. c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci pour ce document, parce qu'en fait, effectivement, il confirme assez bien il confirme parfaitement en fait la conscience que Massin avait effectivement de son travail et de son de son ingérence dans le texte traditionnel, et qu'il magnifie d'une manière complètement différente. Et là, effectivement, sa place d'auteur adjoint est parfaitement évidente. Voilà. Je suis pas sûr d'ailleurs. En fait, quand Ionesco dit auteur adjoint, le co-auteur, enfin, c'est deux auteurs qui sont effectivement conjoints. C'était un peu une plaisanterie en même temps, bien sûr. Ouais, merci en tout cas pour le document. Sì, molto prezioso. Aggiunge proprio ulteriore spessore a quella consapevolezza autoriale di cui parlavamo prima. Ma lascio a voi, insomma, io le mie considerazioni le ho esposte. Le due direzioni di ricerca mi paiono entrambe interessanti, ma naturalmente aspetto di sentire anche il vostro parere, le vostre ulteriori suggestioni, ce ne saranno tantissime rispetto alla giornata di oggi. Io vorrei cominciare con osservare una questione che abbiamo citato nel discorso, che adesso tu, Valentina, sottolinei giustamente ulteriormente come direzione di ricerca, cioè la questione del passare attraverso i materiali e quindi anche attraverso la lettura degli archivi, che sono di fatto archivi materiali, ci aiuta a fare un salto oltre una visione, al di là di una visione della storia della grafica, che come una, di nuovo, una narrazione testuale, un racconto di parole. Ecco, la storia della grafica non è un racconto di parole, ma se vogliamo è una storia, anzi un'esperienza di materiali e quindi di archivi. E questo è il taglio molto interessante che secondo me può essere affrontato, proposto, riproposto anche ai vostri studenti, e che è sicuramente un punto di forza. Anzi, io sarei dell'avviso che
andrebbero un po' abolite, e qui so che forse mi faccio anche del male, ma tutti i manuali di storia della grafica, di storia dell'arte, che non passino per un'esperienza attraverso gli archivi e per un'esperienza sui materiali, attraverso i materiali, proprio perché quello è il punto di congiunzione tra, diciamo, la cultura, anche in chiave storica, che può farsi un progettista, e poi il suo progettare, cioè quell'anello che è spesso un anello mancante. Da una parte ho le discipline storiche e quindi tutto quello che in qualche modo posso assimilare sul piano teorico, e poi con un salto nel vuoto c'è la mia esperienza, la mia pratica progettuale. Ecco, è soltanto questa esperienza materiale degli archivi. So che sto parlando, diciamo, di metodo didattico, ma è anche, credo, un'esperienza che va in qualche modo sottolineata. Soltanto questo passaggio connette, mette in collegamento una cultura storica con una cultura del progettuale, con una pratica progettuale anche. E questo mi sembra un dato. So che non diciamo niente di nuovo, ma lo studio di oggi e tutte le sollecitazioni di oggi mi sembra che vadano un po' in questo senso. Allora, da questo punto di vista, mi sento di sottolineare adesso soltanto due, tre questioni che abbiamo visto oggi con i nostri occhi e, se possiamo dirlo, abbiamo quasi toccato con mano. Sottolineo il quasi, ma è come se ci fossimo. Allora, da una parte, come la grafica del testo nasce e continua a vivere sul principio dei caratteri mobili. Abbiamo visto che Massin lavora di fatto anche in un'epoca in cui già esiste la fotocomposizione, anzi rimanipola e rielabora anche le tecniche di fotocomposizione, abbiamo visto, però le singole lettere appiccicate una dopo l'altra e tutti gli elementi che compongono la pagina sul principio del collage, perché questo fondamentalmente è, nel senso che la composizione di caratteri mobili e il termine composizione in qualche modo dovrebbe tornare fuori ed è stato un po' sacrificato da Xprex e da tutti gli altri software che si sono poi evoluti in quella direzione. Ecco, il riprendere in mano l'elemento dei caratteri mobili è interessante, o della lettera mobile. E questo è un primo dato. Lo lascio lì, però è, diciamo, una suggestione. Un'altra suggestione che ci veniva era quella, ed è stata, diciamo, più volte introdotta anche nel pomeriggio, ed è quella del cosiddetto, ma l'abbiamo chiamato anche noi in Italia così, cinema di carta, cioè tutti quegli autori e progettisti grafici che da un certo punto, allora la storia è ovviamente lontana, e anche qui la storia del cinema di carta risale da Molinoghi e da cinema, fotografia, film e così via, e lo sappiamo, quindi il primo tentativo di cinema di carta, ma poi via via negli anni 50 e soprattutto negli anni 60 abbiamo documentazione di tutti i nostri progettisti che in qualche modo si sono cimentati con questo aspetto, cioè con la natura cinetica del guardar la pagina o del voltar pagina, che di fatto era un film. Per gli studenti dell'Isia di Urbino è inutile che io citi le pagine del Politecnico di Steiner, dove abbiamo le sequenze, diciamo, le sequenze fotografiche, di narrazione fotografica, che vengono definite proprio film di carta o cinema di carta, e anche tutta la storia e l'avventura di Luigi Crocenzi, che è andata proprio in quella direzione, che dopo l'esperienza con Steiner, la sua prima è stata l'esperienza con Steiner, e la sua esperienza con Vittorini, poi ha proceduto negli studi del cinema su carta. Proprio tutti gli studi dei fototesti e quant'altro ci raccontano che cosa? Che il montaggio della fotografia, quella che chiamavamo fotografia, o di sequenze fotografiche con delle sequenze o microsequenze testuali, in qualche modo possono produrre
altri artefatti, diciamo un altro medium che in qualche modo ricorda il cinema. Ecco, questa cinecittà, provo a ridirlo dopo, questa valenza cinetica, mi viene meglio così, questa valenza cinetica che è intrinseca nella composizione e nel montaggio grafico, nella messa in pagina, direbbe Massin, e mi sembra un dato fondamentale. Un'ultimissima suggestione di metodo che mi permetto di sottolineare, ma che veniva dalle suggestioni, soprattutto in mattinata, e che ho trovato fondamentale, perché è un'altra indicazione per tutti noi e per chi comincia adesso l'avventura progettuale, è proprio quella del doppio sguardo. Ecco, io nella mia esperienza e anche in dibattiti a cui ho partecipato, in confronti, ho sempre vissuto un po' questi due estremi. Da una parte i progettisti che sostenevano, Albert Steiner era uno di questi, anzi forse il nostro principale autore in questo senso, che un libro va prima tutto letto per poterlo poi illustrare o fargli anche soltanto la copertina o fare soltanto anche la prima di copertina, fino all'eccesso di alcuni amici, colleghi, progettisti con i quali ho avuto anche modo di lavorare, che sostenevano che il libro è quasi meglio non leggerlo. Forse ci si può limitare a leggere il titolo, perché il titolo è già una suggestione, e questo è vero peraltro, perché il titolo è effettivamente una suggestione. Allora, tra questi estremi c'è una riflessione, un lavoro da fare, che io trovo assolutamente molto interessante, ma non soltanto per chi diciamo, illustra il libro o illustra la copertina, ma perché poi di rimando c'è tutta la questione che avete ampiamente sollevato e che mi sembra molto interessante e che anzi è fondamentale, della cosiddetta grafica del testo, cioè di come viene trattato il testo all'interno di un libro, all'interno di una pubblicazione e così via. Queste questioni, quindi da una parte la questione dei materiali, dall'altra parte la questione della valenza cinetica, lo ridico così, all'interno del sistema, del dispositivo grafico, e il metodo del doppio sguardo, che è sempre un aspetto, diciamo, di oscillazione all'interno della pratica progettuale, mi sembrano degli elementi anche molto concreti, cioè direzione di ricerca, ma anche proprio di riflessione poi nella pratica del progetto. Mm-hmm. Per ora mi fermo qua. Grazie mille. Sì, estremamente interessante, soprattutto appunto sulla composizione, che naturalmente il progettista coglie come motore del suo lavoro, e magari l'analista invece vede come risultato del quale cogliere l'unità a monte, quindi andare alla ricerca di quell'intenzione o di quella voce, parlavamo di enunciazione prima, che coordina tutto l'insieme. Sì, molto interessante. Je rebondis sur la remarque de Valentina à l'instant pour rappeler en fait une chose qui me paraît moi très intéressante. Alors, je vais revenir sur ce que disait Giovanni aussi, dans le lien que vous êtes en train de tisser, Valentina et Giovanni. Et puis, j'ai aussi quelque chose à dire à Mariana, dont le travail est tout à fait remarquable et intéressant. Mais on va y revenir à un autre moment peut-être, mais je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce travail extrêmement précis et dans la complétude même du geste général. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous avez fait. Je ne connaissais pas du tout vos travaux, mais j'aurais grand plaisir à les lire. Ce que Valentina est en train de dire par rapport à l'énonciation et à la voix, je voudrais juste rappeler ce que dit Paolo Fabbri à propos de l'origine de l'énonciation. Et il est un des seuls, à ma connaissance, en tout cas en théoricien et sémioticien, à avoir rappelé ça, mais son geste est important. Il rappelle que l'énonciation est à l'origine étymologiquement un geste. Et pour nous, c'est particulièrement important.
Pourquoi? Parce que, en fait, précisément, les questions qui sont évoquées par Giovanni à l'instant relèvent aussi et avant tout peut-être du geste. Alors, je suis je suis vraiment très intéressé par le tissage fait entre Valentina et Giovanni sur l'idée en fait du développement d'une archéologie en fait des formes. À laquelle archéologie qui couvre en fait effectivement une intermédialité très importante dans la diversité des médias qui sont convoqués, des médias, des médiations et des matières qui sont convoquées. Si on fait effectivement une archéologie de ces formes, il faut l'accompagner d'une archéologie des gestes. Et là, je pense qu'il y a des théoriciens contemporains qui sont extrêmement intéressants pour nous. Je pense notamment à Tim Ingold, qui a fait un très, très beau travail sur le faire et sur le geste. Il y a dans un... Alors, je ne sais pas s'il est traduit en italien. Je le souhaite, je vous le souhaite en tout cas. Oui, il est traduit en italien, superbe. Et donc, en fait, dans son... Fortunatamente, sì. Oui, ouais, super. Et dans son ouvrage, parce que j'avais fait venir, moi, pour le séminaire sur les chemins d'écriture en Sorbonne, pour travailler avec lui, justement, sur ces questions-là. Et ce qu'il dit dans le faire me paraît parfaitement cohérent dans ce que vous êtes en train de proposer, Valentina et Giovanni, sur, effectivement, s'il y a une un regard archéologique sur l'intermédialité, et si on l'accompagne d'une véritable recherche accompagnant le geste du faire et le geste du praticien, le geste des corps de métier, les différents gestes qu'on va convoquer, là, je pense qu'on donnera une intelligence à ce que nous sommes en train de penser qui sera beaucoup plus fine, me semble-t-il, et probablement plus juste. Alors là, je pense que là, il y a vraiment une piste tout à fait intéressante qui me paraît... et c'est en ce sens-là que je parle d'énonciation éditoriale. Pour moi, l'énonciation, c'est aussi ce geste des corps de métier qui œuvrent à faire un objet collectif qui est un objet qui arrive en fait dans les mains du lecteur. Et ce que proposait Mariana tout à l'heure est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit dans votre travail la compréhension et l'intelligence des clubs des livres qui va en fait constituer, en fait, qui se constitue comme un geste communicationnel avant tout. C'est-à-dire qu'on prend en compte le lecteur, mais on prend aussi en compte le projet économique. Et on n'oublie pas le projet économique. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une véritable complétude et une intelligence, au fait, de la circulation du texte et du livre dans le corps social. Et ça, je trouve que votre analyse, de ce point de vue-là, est particulièrement éclairante. C'est-à-dire qu'on a effectivement toute la chaîne de production et la chaîne d'élaboration entre le geste créatif jusqu'au geste de lecture. Et là, effectivement, c'est... L'exemple que vous donnez des livres club est de ce point de vue-là extrêmement éclairant. Et donc c'est dans cet espace-là, je trouve qu'il y a effectivement une complémentarité et un projet qui peut être très beau, me semble-t-il. Sì, concordo, grazie mille. Per fortuna sì, Ingold è tradotto in italiano. Per fortuna. Marianne. Certo. Sì, merci Emanuele. grazie Emanuele. Sì, anche io volevo porre l'accento su una questione proprio legata a questa libertà, no, che abbiamo visto nel club, che sicuramente il club di Meyer Livre e anche negli altri club in realtà che sicuramente è frutto di una congenzione astrale di eventi incredibili, sia eventi storici ma anche di collaborazioni con protagonisti allo stesso modo incredibili, e che ha permesso di creare questa cosa. Quindi è stato veramente una congiunzione di fattori pazzesco. E mi sono spesso chiesta in quali altre condizioni si potrebbe verificare di nuovo una cosa del genere. E inoltre, diciamo che quando sono venuta a conoscenza dei libri del club, io venivo ovviamente da una cultura visiva italiana e comunque avevo finito la scuola di Urbino, che comunque ha un tipo di impostazione, un tipo di didattica anche che è più vicina forse a quella del rigore svizzero, quindi di polizia e di funzionalismo.
e ho sempre trovato la lezione, la grafica francese qualcosa di estremamente affascinante e di rottura incredibile con quello che siamo abituati noi a vedere. Per me all'inizio è stato veramente quasi uno shock, dicevo, cos'è? Cosa sono queste cose? Poi questo studio mi ha veramente anche permesso di comprendere la grafica francese passata e quella anche contemporanea. Io trovo che anche nella grafica contemporanea di grafici attuali ci sia proprio un'influenza, un lascito di questo che abbiamo visto oggi. Quindi se penso per esempio a Philippe Apeluag o a, appunto a Fanette Millier o altri giovani grafici emergenti, insomma hanno tutti questa grandissima libertà e potenza espressiva nell'utilizzo della tipografia e quindi questa potenza e questo essere anche fuori dal convenzionale. Quindi è la cosa che mi affascina incredibilmente sempre è anche il fatto che si rivolgano sempre a tutti, cioè anche ai non addetti ai lavori. Invece io forse sono più abituata nel nostro contesto magari italiano a vedere forse più l'autorialità o la sperimentazione legata forse più a delle nicchie, a delle elite di interlocutori. E mi piacerebbe capire quale potrebbe essere anche il concetto dell'autorialità, secondo me è un concetto molto molto bello, anzi della doppia autorialità, come abbiamo visto, e mi piacerebbe capire oggi, visto che sono una progettista, qual è lo spazio per questa doppia autorialità? C'è lo spazio, anzi, per questa doppia autorialità? Quando veniamo chiamati a fare un progetto grafico in qualità di designer, molto raramente ci viene chiesto di di mettere in valore anche, dare un'interpretazione a un lavoro che mettiamo in pagina, insomma. Quindi, insomma, c'è questo dibattito che vi apro. Secondo voi c'è spazio oggi per la sperimentazione, ma un'esperimentazione che è una traduzione di libertà, come lo era ai tempi, che era veramente diretta a tutti e che non solo era diretta a tutti, ma anche dava gli strumenti per accoglierla, probabilmente. Quindi forse io quello che penso è anche questo, che in Francia ci sia anche la grandissima capacità di accogliere le sperimentazioni che vengono fatte in ambito grafico. Quindi c'è proprio l'essere pronti e anche la volontà di affidare in modo assolutamente libero un progetto al progettista. E quindi niente, rivolgo a voi la questione e il punto di vista riguardo questa cosa. Allora, je ne sais pas si je saurais bien répondre parce que mes camarades qui sont professeurs Estienne auraient certainement un regard beaucoup plus vaste que le mien sur l'ensemble des créateurs contemporains. Ce que je vois avec les étudiants d'Estienne notamment, c'est effectivement une très grande créativité dont je me réjouis complètement. Ce que je constate, ça c'est un constat tout à fait personnel, donc que je n'ai pas analysé d'un point de vue théorique vraiment avec du recul, c'est vraiment un sentiment que j'ai là maintenant pour vous répondre. Je constate qu'il y a une très grande créativité dans les petites maisons d'édition, par exemple. Beaucoup en France de petites maisons d'édition qui sont extrêmement créatives, très novatrices. Et à côté de ça, les mastodontes, Gallimard, Flammarion, Le Seuil, etc., qui sont qui sont graphiquement très réactionnaires au sens où ils ne bougent pas. J'allais dire, l'explosion créative de Gallimard, quand on l'a vu avec Massin, par exemple, à l'heure actuelle, c'est très statique. Et donc, il y a des raisons historiques, il y a des raisons multiples, mais on pourrait le développer. En revanche, il y a effectivement des quantités très importantes de petites maisons d'édition et de créateurs qui sont effectivement très innovants. Alors, j'en fais pas une analyse, parce que c'est un constat comme ça, j'en fais pas une analyse parce que je ne l'ai pas travaillé vraiment, mais c'est vraiment une sensation.
En revanche, il y a quelque chose que je trouve très important de ce que vous êtes en train de dire et qui relève d'un autre niveau, qui est un niveau théorique qui, moi, me touche beaucoup, qui est quand vous avez parlé vous êtes revenu là à l'instant sur les clubs, vous avez dit conjointement, historiquement, il y a des conditions, et vous avez parlé de collaboration, et vous avez parlé d'un « nous ». Et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que dans l'idéologie dominante contemporaine, dominée par le capitalisme contemporain, va vers l'individualisation. Ce que nous ne voyons pas, c'est que les modalités expressives, qu'elles soient de la langue, de la parole, du geste, de l'écriture, du design, etc., sont toujours déjà des « nous », c'est-à-dire en fait inscrits dans le collectif. Je ne suis pas propriétaire de ma langue, je ne suis pas propriétaire de mon écriture, je suis un des interprètes, à un moment donné, de la langue et de l'écriture. Et je crois que nous sommes dans un moment historique où les théoriciens sont en train de réfléchir à ces questions, qui sont des questions anthropologiques, mais éminemment politiques, et qui sont des questions de choix de société. Et je suis touché par le fait que vous pointez du doigt à un moment historique en France qui se trouve en fait à l'articulation de la sortie de la guerre et d'une très grande demande du public d'une rénovation de la lecture et d'une demande de lecture, donc d'une demande de connaissance. Et je crois que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est très différent, mais qui est analogue dans la demande. Et c'est pour ça qu'il me semble que la constitution de nous, de collaboration entre les praticiens livres, de la création et de la production à la fois littéraire, visuelle et éditoriale, doivent penser à l'heure actuelle un geste qui est un geste qui sera un geste du nous. Et je pense que là, on aura des pistes de sortie qui seront très intéressantes. Mais moi, je suis profondément persuadé que c'est là que se joueront des clés d'évolution et de, je ne dirais pas de révolution parce que la révolution elle revient sur elle-même, tandis que l'évolution elle est autre, et là on est en train de vivre des moments qui sont des moments importants, qui sont marqués, et je crois que je finirai là-dessus parce que c'est important, qui sont marqués par le numérique. Tout à l'heure Giovanni parlait de l'archéologie des médias et de la matérialité. Il faut que nos étudiants, il faut que nous comprenions que cette matérialité forgée à partir du geste a une histoire et qu'elle est extrêmement importante. À partir du moment où nous passons sur le numérique, nous perdons à la fois la mémoire du geste et la mémoire des objets, la mémoire de cette matérialité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à comprendre. Pourquoi ? Parce que le numérique a des richesses inouïes et nous permet de travailler d'une manière très... On peut être ensemble en ce moment, par exemple. Mais ce que j'explique dans le livre sur le numérique comme écriture, c'est que c'est une écriture qui est assez singulière parce que nous n'avons pas la maîtrise de la mémoire de notre geste. Cette maîtrise, elle est à l'intérieur du dispositif technique. Et nous ne sommes dépossédés. Nous sommes proprement dépossédés de notre geste créatif et de la forme et de la matérialité de ce geste créatif. Donc, il y a quelque chose qu'il faut arriver à penser parce que anthropologiquement, c'est extrêmement important. Là, il y a un moment qui est effectivement lié à ça. C'est pour ça que je suis très attaché. Je pense que l'idée d'une archéologie matérielle des médias à l'heure actuelle doit se penser vis-à-vis du numérique en ayant la conjonction des deux. Et je pense que les étudiants qui passent par le geste calligraphique avec un calame, avec une plume ou avec un pinceau comprendront mieux leur geste de production quand ils sont sur un écran que s'ils vont directement sur l'écran, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise et la compréhension du rapport à la matière et du rapport à ce que le geste leur apporte, et donc leur corps leur apporte dans ce geste-là. Donc, il y a là quelque chose qu'il faut penser, qui est important et qui est en tension avec le numérique et avec cette archéologie qui continue, en fait, une archéologie qui est une, j'allais dire, une archéologie du présent,
parce qu'on continue tous à travailler à partir de la matérialité même. Et donc, en fait, c'est cette tension-là qu'il faut aussi penser, me semble-t-il. Grazie mille, estremamente interessante questa discussione. E mi limito veramente a raccogliere gli spunti che sono arrivati da tutti voi e giusto ad aggiungere un piccolo tassello a proposito della questione della libertà creativa e della coscienza della libertà creativa in un ambiente digitale. La mia impressione è che si possa agire molto, e naturalmente non parlo da progettista, ma parlo dal mio piccolo da teorica e da analista, anche sul fronte della responsabilità e della consapevolezza di chi progetta, no? Proprio sempre nella direzione di ricercare le forme del passato e ricercare la gestualità del passato. Già quello può essere un'immersione sufficiente a rendersi conto che in ogni gesto produttivo, in ogni gesto progettuale c'è da che installare, diciamo, la propria soggettività e la propria interpretazione. Siamo tentati in questo mondo digitale di pensare che tutto sia estremamente automatico, estremamente oggettivo, no? Come se i software si limitassero a tradurre un'intenzione pura e a produrre un qualcosa che non è formato, come se nascesse da sé. In realtà c'è sempre comunque il nostro gesto lì nascosto da qualche parte. Dobbiamo capire da una parte come tirarlo fuori e quindi essere consapevoli che comunque c'è una progettualità fortissima che è materiale anche in tutta questa smaterializzazione, e d'altro canto come problematizzarlo, come accorgercene. L'antropologia e Ingold, che veniva citato prima, sicuramente sono letture molto interessanti, ma alla fine anche andando a leggere gli ultimi studi sui software studies, io penso a Lev Manovich, tutto il lavoro che sta facendo sulla teoria e analisi del software come forma creativa, nel senso che è una forma che costruisce dei modelli per noi che li utilizziamo, sia molto prezioso. Quindi provare a tornare indietro e a problematizzare quelle strutture che prendiamo come date per capire il modo in cui in realtà ci stanno imponendo delle modalità di lavoro. E all'interno di queste modalità, che comunque sono imprescindibili dal nostro mondo contemporaneo, dal nostro modo di produrre, di progettare, di comunicare, trovare il modo di sensibilizzare quella responsabilità, quella consapevolezza che è bene che ogni progettista, a mio parere, sviluppi, proprio anche grazie attraverso lo studio, l'analisi, la ricerca di chi invece ha saputo fare strada alla propria voce autoriale, anche in un modo così particolare come quello di Massen. Può essere molto istruttivo proprio perché non siamo abituati a un grafico che lavora in quel modo, con quella consapevolezza di mezzi e con quella capacità di affermare la sua voce, no? Citava Suchet prima la lettera Gallimard. Adesso ci divertiamo, adesso parliamo di diritti di me in quanto coautore. Questo è radicale, cioè significa veramente che c'è una consapevolezza. Da analista e da teorica mi permetterei di ripartire da lì, cioè problematizziamo, parliamo di responsabilità e di consapevolezza proprio per risvegliare quelle possibilità che, anche se non sono offerte magari al progettista perché gli viene detto esegui, in realtà ci sono sempre. Quindi credo che stia proprio a parte alla cultura editoriale, alla cultura del progetto, alla cultura visiva di noi che ricerchiamo insieme con i progettisti ragionare su questo tema interessantissimo, tra l'altro. Je n'ose pas répondre tout de suite parce que je pense qu'il faut laisser la parole aux autres, mais j'ai deux, trois idées là. Certo, no, sì, naturalmente Monique e anche Christine, aspettiamo di sentire anche noi la vostra, proprio per la vostra vicinanza alla materia delle cose e al lavoro di Massin. Ce que je peux ajouter simplement, c'est que quand Massin a publié la lettre et l'image chez Gallimard, c'était peut-être Gallimard n'était pas du tout partant, il a dû l'imposer, et c'est la liberté même à l'époque n'était pas aussi grande que ça, voilà.
Bon, finalement, le tirage se fait encore. Hein. Le bouquin a été réédité un certain nombre de fois, mais au départ, Gallimard n'était pas du tout partant. Voilà. Sintomo che era un'informazione anche troppo interessante, anche troppo sensibile da comunicare, senza dubbio. Oh, bene, molto bene. Emanuele, se vuole riprendere i temi, intanto che attendiamo, e naturalmente sollecito anche gli studenti a voler intervenire e proporci il loro spunto. Bah, je peux en fait je vais rebondir sur ces remarques parce que je les crois sur la question de la responsabilité, ça me paraît vraiment essentiel. Je suis complètement d'accord avec ça. Je voudrais en fait qu'on essaye de penser comment le numérique fonctionne. On a appelé les architectes, c'était en fait les logiciels, disons. Un logiciel, c'est un outil d'écriture de l'écriture. Et en tant que tel, c'est très intéressant. Quand j'apprends à écrire, je suis avec mon stylo, bon, j'arrive à maîtriser très rapidement le geste et je maîtrise les savoirs qui sont les savoirs culturels qui sont liés à l'écriture au bout d'un temps, au bout de pratique, etc. Et je vais, bon, à force de mémoire, enregistrer tout ça. Très bien. Et puis, quand arrive l'informatique, on nous dit, pour écrire, il faut que vous utilisiez un logiciel. Ce logiciel, c'est un outil qui nous permet d'écrire. Et donc, il est conçu comme une écriture, comme un système d'écriture qui nous permet, nous, d'écrire. Et là où il faut, me semble-t-il, et c'est en réponse aussi à Mariana à tout à l'heure, là où je pense que la place des designers, la place des créatifs, la place des étudiants qui sont en formation dans les arts graphiques, leur place initiale doit être là, dans la conception des outils qui leur permettront de travailler. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, en France, il y a eu un mouvement autour de Bernard Stiegler et autour de son association Ars Industrialis, et qui est maintenant associée avec les enfants de Greta Thunberg. Et il y a un mouvement qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, qui est un mouvement qui a une dimension politique particulièrement importante, qui consiste à dire il faut que nous réfléchissions à la modalité de fonctionnement des outils numériques et que nous proposions, nous, non pas de faire un nouveau Facebook, un nouveau, les nouveaux GAFAM, mais de faire les logiciels dont nous, citoyens, avons besoin. C'est-à-dire que là, les designers, les créatifs ont un rôle extrêmement important dans la responsabilité qu'il pourra avoir collectivement de que voulons-nous faire avec ces outils ? Qu'est-ce qu'est notre demande et qu'est-ce qu'est le choix de société que nous avons ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, ça va déterminer effectivement nos modalités de création et nos modalités de pensée. Ce que sont en train de faire les GAFAM pour faire de l'argent, certes. Mais ce n'est peut-être pas ça notre problème. Notre problème, c'est de faire société et faire lien. L'écriture, c'est du lien. Et donc, peut-être que là, il y a effectivement une réflexion à mener, accompagnée d'une action telle que celle que Bernard Stiegler a proposée et qui me paraît, elle, particulièrement importante. C'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas uniquement des informaticiens, des ingénieurs qui construisent les machines dont on se sert, mais que ce soit des créatifs et qui disent « nous, on a besoin de ça. Nous, on veut développer ça parce que on a envie de faire autre chose que de la production purement dédiée à un monde marchand. » Et là, la donne peut peut-être avoir des espaces qui sont des espaces autres, et c'est vers ça, je crois, qu'effectivement notre responsabilité collective, à nouveau, est importante. C'était juste ça que je voulais dire. Grazie mille, estremamente
Interessante, mi piace che la discussione su un tema anche di nicchia, se vogliamo, no? Come l'approfondimento di una figura molto specifica nel panorama del Novecento grafico, invece sia talmente, come dire, ricca di livelli da poterci portare a parlare invece della situazione attuale, della progettazione, della situazione attuale, del digitale. Digitale che poi, tra l'altro, Massenna ha frequentato anche da subito, abbiamo parlato sempre nel corso della giornata, ma è stato proprio uno che non ha mai posto barriere alla propria progettualità attraverso usando come discrimine quello delle tecniche, delle tecnologie. Lo diceva molto bene Christine prima nel suo intervento, quando si è aperto il mondo del digitale, dell'informatica. Massena ha subito fatto in modo di acquisire tutte le pratiche necessarie ed era strabiliato dalle possibilità che gli si aprivano, ma non in quanto date dal mezzo, a prescindere in quanto tale, date a tutti, ma in quanto date a lui, cioè per quello che lui aveva in mente di fare, per quello che lui voleva raggiungere, riusciva a ottenere delle soluzioni per lui altrettanto efficaci e come dire, soddisfacenti e pienamente collocabili nel suo stile. Alla fine Massenna è una galassia molto vasta di tanti progetti e tante possibilità che lui ha saputo realizzare. Se ne è parlato poco, ma è un progetto estremamente interessante proprio a proposito di questo argomento. Ne ha parlato. Per fortuna ci ha mostrato anche un bel po' di materiale di lavorazione Christine, le Marie della Tour Eiffel, ha proprio come prerogativa quello di essere nato proprio a cavallo di due tecniche, di due modi di vedere e di progettare. Quindi c'è una parte che comunque è stata mantenuta, che apre il libro, che sono le tavole realizzate con il vecchio sistema del collage, sono a Chartres, le ricordo molto vivamente, anche perché sono veramente, veramente mirabili. E come Christine raccontava, mostrandoci anche tutti i materiali di lavoro, questo lavoro così incredibile di rimessa in contesto della grafica vernacolare riutilizzata, usata come materiale per fare dell'altro, era un lavoro che, a differenza di Delirodeux, occupava giornate e giornate e giornate di lavoro, quindi splendido ma impossibile da realizzare nei tempi di Massenna, che comunque aveva sempre la sua scrivania in Rue Sébastien Bottin da frequentare tutto il giorno, quindi insomma aveva anche un tempo limitato di lavoro. Quando si è verificata l'introduzione di nuovi mezzi digitali, quando Massenna ha imparato alla fine da capo a fare il suo stesso mestiere con quegli altri mezzi, ha ripreso in mano le Marie della Tour Eiffel, estremamente contento della riuscita di questo lavoro e di averlo portato a compimento così bene, e in effetti nello spirito mutato quindi anche per le forme del digitale, completa molto bene e si accorda molto bene col lavoro precedente. Cade il lavoro materiale sul vernacolare, si introduce invece il lavoro sulla materialità digitale, quindi ci sono deformazioni digitali, ci sono tentativi tipografici che vanno anche in quella direzione, ma è un lavoro comunque compiuto di riflessione, o meglio di rifrazione, direi così, della propria progettualità attraverso spettri differenti, quindi prima uno spettro analogico, poi uno spettro digitale. Ma le Marie della Tour Eiffel è un lavoro strabiliante, in effetti ho sempre nella mia lista delle cose da approfondire incombe, perché veramente mi piacerebbe molto tornare a lavorarci, ed effettivamente un'ottima incarnazione proprio di questo tema, quindi del fatto che non sono i mezzi a dettare il modo di procedere, ma è il progettista che li usa. Occorre avere quella sensibilità, quella progettualità capace di installarsi anche a livelli diversi, però per fortuna Christine ce ne ha mostrato ampi stralci, abbiamo un'idea anche dei Marie che noi magari dal punto di vista analitico abbiamo lambito più da lontano. Però sì, sono temi interessantissimi. Sì, mi ringrazio moltissimo, sono naturalmente contenta che anche tanti studenti ci abbiano seguito fin qui. Li ricordo che possono sempre intervenire, sono un po' timidi forse
durante questa giornata, ma forse sono sommersi dalla quantità di stimoli che siamo riusciti a dargli. E ringrazio naturalmente tutti voi che siete intervenuti. So che questa discussione potrebbe continuare ancora per molto, molto tempo, perché penso ci appassioni tutti. Potremmo, se siete d'accordo, tenerci in contatto, magari ragionare su una prossima puntata, magari incentrata più sul Massen digitale, chi può dirlo? Sarebbe un fronte interessante da percorrere. Lancio l'ultimo amo ai nostri relatori. Per il futuro. Molto bene. Sì, io credo anche che l'editoria digitale non sia ancora stata forse esplorata proprio interamente. Diciamo, c'era stato un inizio di lavoro di e-publishing con ebook, insomma, un po' interattivo, un po', diciamo, che esplorava anche il mezzo digitale qualche anno fa, però si è un po' forse, non so, arenato un po'. Quindi secondo me bisognerebbe forse esplorare un po' di più quello che può fornire il mezzo digitale e creare variazioni a partire da quello, e forse si potrà aprire un'altra epoca di variazioni e produzioni inedite anche nel futuro, chi lo sa. Sì, assolutamente, assolutamente d'accordo. Quello del digitale sarebbe proprio un campo da continuare a esplorare. Sarebbe stato molto bello chiudere questa giornata in presenza, naturalmente, così come organizzarla interamente a Urbino. Speriamo magari di poterlo fare in futuro, di potervi avere nuovamente a Urbino in presenza e magari di continuare questo discorso. Io per ora vi ringrazio tutti di aver seguito questo filo che da Massen ci ha portato a riflettere sul suo modo di lavoro, modalità di modo di lavoro, stile estremamente personale, ma anche allo stesso tempo estremamente istruttivo, estremamente importante come campo di riflessione per noi anche oggi, come quest'ultima parte di discussione mostra bene. E, appunto, riannodando i fili che da Massen ci hanno portato fino al digitale, vi saluto e vi ringrazio davvero per la vostra partecipazione a questa giornata, ringraziando di nuovo anche i traduttori preziosissimi in questa giornata e i nostri borsisti, perché ci sono i nostri 4 studenti che ci hanno coadiuvato lungo tutta questa giornata e nell'organizzazione. Quindi grazie a tutti voi e di nuovo ai relatori per aver accettato l'invito. Alla prossima occasione, spero, di dibattito e di discussione. Grazie. Un caro saluto a tutti voi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Un saluto a voi. Buona serata. Grazie ancora. Grazie Giovanni, grazie Emanuele. Grazie Valentina, Marianna. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Monique, grazie moltissimo. Grazie. Grazie a voi.